seguendo da casa e benvenute le persone che sono qua in sala per questo sabato sera del Centro Studi e Ricerche CTA 102 con la seconda parte della conferenza sulle tracce del serpente piumato con Marzio Forgione, che accolgo con un applauso. Di quello che faccio con altri ospiti non posso dirti grazie di essere qua perché tu sei presidente dell'associazione, quindi ecco, però fortunatamente sono qua, sei sempre qua, però questa sera sei qua appunto in una veste molto diversa come conferenziere, cosa che accade in realtà molto raramente, però questo è un argomento che insomma è proprio tuo, quindi non potevi che trattarlo tu. Io credo che tutte le persone che sono qua hanno già avuto occasione di seguire la prima parte della conferenza, appunto da casa o essendo presenti qua in sala. Sintetizzarla è impossibile perché è una conferenza lunghissima e io non voglio portare via tempo per quest'altra seconda parte, che pure insomma è molto corposa. Comunque è un viaggio di scoperta di alcuni aspetti importanti del passato ma anche del presente, della cultura sciamanica, religiosa, mesoamericana, che così cerca un po' di ripercorrere le tracce di uno dei tanti viaggi in Messico che il nostro centro ha organizzato l'estate scorsa. Allora io ti lascio la parola, ti ringrazio veramente per questa occasione che ci dai di scoprire così approfonditamente l'arte e la cultura del Mesoamerica, un argomento che insomma in Europa in realtà è molto poco conosciuto e molto poco sviluppato purtroppo. Quindi grazie ancora e auguro a tutti voi e alle persone da casa di passare una splendida serata con noi. Allora, grazie a Corinna per la sua puntuale presentazione. Come ha detto, è difficile poter riassumere quello che abbiamo illustrato la volta precedente, in quanto di cose ne abbiamo dette veramente tante. Io spero che molti di voi siano stati presenti. Per quei pochi dirò solo due parole così di sintesi rispetto agli argomenti che abbiamo trattato. La volta scorsa ci siamo proposti di fare questo, innanzitutto questa precisazione su quali siano davvero le origini storiche, mitologiche, antropologiche dei popoli mesoamericani. Abbiamo visto quindi come esista una forte possibilità che ci sia una radice di queste popolazioni che pesca dal bacino orientale, in particolare dalla Cina. Ci siamo accorti in effetti che i tratti somatici di queste popolazioni sono molto simili a quelle delle popolazioni appunto orientali, sebbene vi siano alcuni misteri che rimangono aperti, perché se parliamo per esempio dei popoli, del popolo degli Olmechi, ci accorgiamo che questo non è esattamente vero, perché i lineamenti di queste popolazioni sono molto invece vicine a quelli delle popolazioni africane, perché hanno grossi nasi, labbra molto grosse, occhi grossi. Tuttavia un dato abbiamo visto che è assolutamente riscontrabile in tutta l'area di quello che oggi noi chiamiamo Messico. E qual è questo elemento? È proprio quello legato alla loro cultura, all'arte, all'architettura, e tutti questi dati ci riconducono inevitabilmente, inesorabilmente verso proprio il continente asiatico e in particolare proprio con la Cina. Abbiamo poi visto, salto perché abbiamo fatto un ingresso in quella che è stata l'antica capitale degli Aztechi, Tenochtitlan, questa città straordinaria sulla quale oggi è basata la capitale della Confederazione degli Stati Uniti Messicani, cioè Città del Messico. Abbiamo visto come Città del Messico oggi stia subendo delle gravi conseguenze per il fatto di sorgere su un lago che è stato prosciugato e dove appunto è stata fondata questa capitale azteca, Tenochtitlan.
Perché? Perché ovviamente il basamento sul quale poggiano gli edifici è instabile, proprio perché il lago Texcoco, che è stato prosciugato, ha lasciato un fondo mermoso e quindi questi edifici sono veramente in pericolo. Abbiamo poi proseguito il nostro viaggio e da Tenochtitlan ci siamo spostati nel primo grosso insediamento azteco, anzi quello che è stato forse il più importante, che è Teotihuacan, il sito di Teotihuacan. Qui abbiamo riscontrato qualcosa di molto interessante, che tutto il sito è allineato perfettamente con una costellazione, che è quella delle Pleiadi. In realtà, se noi guardiamo l'arteria principale di questo sito straordinario di Teotihuacan, notiamo che appunto c'è una precisa volontà di chi ha costruito questa arteria, ma ovviamente gli edifici che sono lungo anche l'arteria, con due momenti particolari dell'anno in cui le Pleiadi tramontano a ovest di questo sito. Cosa che tra l'altro coincide anche con un altro evento particolare, cioè il tramonto del sole nel giorno del solstizio d'estate. Quindi la piramide principale di questo sito, che è la piramide del sole, ha la sua facciata principale che è rivolta proprio a questo luogo particolare. Il lungo viale dei morti, la calzada de los muertos, che è un'arteria veramente straordinaria, lunga quasi 4 km per 45 metri di larghezza, è l'arteria sulla quale tra l'altro sorge all'inizio un tempio, che è un tempio straordinario, ed è il tempio che ci lega a questa divinità, il serpente piumato, Quetzalcoatl, perché è qui che nasce praticamente il culto di questo dio serpente uccello. E in questo tempio abbiamo visto che sono state trovate cose molto interessanti, molte cose interessanti sia da un punto archeologico che da un punto di vista scientifico, perché da un punto di vista scientifico ci si domanda cosa ci facessero gli antichi aztechi con il mercurio liquido che è stato trovato in grandi quantità proprio nel sottosuolo di questa piramide. E cosa ci facessero anche con la mica, che è un altro materiale che si trova in abbondanza in tutto il sito di Teotihuacan. Ebbene, queste, sintetizzando, sono stati più o meno gli argomenti che abbiamo visto la volta scorsa. Oggi riprendiamo questa esplorazione del sito di Teotihuacan e la completiamo e proseguiamo nel nostro viaggio. Dunque, abbiamo detto che siamo agli inizi della calzada de los muertos, dove c'è la piramide del serpente piumato. Se proseguiamo la nostra camminata lungo questo viale, ci troviamo immediatamente di fronte alla principale e più grande dei monumenti che si trovano in questo sito, ed è la piramide del sole, che vediamo qui alle nostre spalle, alle spalle del gruppetto che ha fatto questo viaggio estremamente significativo e interessante nel Messico quest'estate. La piramide del Sole è stata scoperta soltanto agli inizi del secolo scorso, quindi siamo proprio nel 1900 dell'era volgare, quando viene trovata questa piramide, gli archeologi trovano questa piramide e iniziano a lavorarci. È una piramide che è la terza più grande del mondo, dopo quella di Cholula, che vedremo questa sera, e dopo quella di Cheope a Giza. È una piramide che ha delle dimensioni straordinarie. Vista in foto probabilmente non rende molto l'idea, ma vi garantisco che essere di persona lì davanti si percepisce questa straordinaria maestosità di questa struttura. Le dimensioni bene o male sono queste: 225 metri per 220 di lato, quindi praticamente quasi quadrata, e ha le stesse identiche dimensioni del perimetro della piramide di Cheope a Giza. È la stessa, ha la stessa base. L'altezza, allora, si sviluppa su 5 gradoni e raggiungeva originariamente i 75 metri di altezza, quindi la metà della piramide di Giza, di Cheope a Giza. Questi 75 metri
di altezza di questa piramide risultano praticamente mai superati dalle precedenti e dalle successive strutture piramidali che sono state create in Messico. E, se si eccettua la piramide del Templo Mayor a Tenochtitlan, per chi c'era la volta scorsa vi ricordate che è una piramide che aveva un'elevazione di 60 metri, sopra la quale però erano collocati due templi, quelli del dio Tlaloc e quello del dio Huitzilopochtli, che avevano una altezza di 20 metri ciascuno, per cui 60 più 20 sono 80 metri, per cui avrebbero superato ovviamente l'altezza della piramide del Sole originariamente. In ogni caso questa piramide oggi non è più alta 75 metri, risulta inferiore, risulta alta 63 metri. Per quale motivo? Perché in realtà i 75 metri erano raggiunti grazie al fatto che sopra, sulla sommità della piramide, esisteva un tempio. Un tempio che era dedicato a una misteriosa divinità, che era realmente la divinità alla quale era consacrata la piramide. Tuttavia, oggi non si sa assolutamente nulla di chi fosse questa divinità. Gli archeologi, gli studiosi, si interrogano ancora oggi sull'identità di questa di colui al quale era stata consacrata questo tempio in cima alla piramide. A volte si ha un pochino la tendenza a volerlo sovrapporre al dio Tlaloc che abbiamo già visto la volta scorsa, però in realtà così le cose non stanno. Questa divinità rimane molto misteriosa e ancora poco conosciuta. Tuttavia tutto l'intero sito di Teotihuacan forse era dedicato proprio a questa divinità. Per arrivare in cima alla piramide dove c'era questo tempio misterioso bisogna salire 243 ripidi scalini, però malgrado sia molto faticoso arrivarci soprattutto col caldo, vi garantisco che una volta in punta la fatica è ripagata, si gode di uno straordinario punto di osservazione di tutto il sito. Vedete, qui questo è il lungo viale dei morti, la calzada de los muertos, in fondo abbiamo la piramide della luna di cui ci occuperemo tra poco. All'estremità opposta invece c'era il tempio di Quetzalcoatl. Se vado troppo veloce, se sono poco chiaro, fermatemi quando volete e fatemi pure le domande che desiderate. Allora, la facciata principale della piramide, come abbiamo già detto, la facciata principale è quella che guarda proprio qui alla calzada de los muertos, è rivolta proprio al giorno in cui tramonta il sole al solstizio d'estate. Quindi questo dato ha fatto supporre che proprio il culto del sole a Teotihuacan fosse di grandissima importanza. Tuttavia la divinità solare al quale era dedicato questo monumento, in realtà, ripeto, non è conosciuta, probabilmente era proprio quella a cui era dedicato il tempio che era qui sopra, quindi sulla sommità della piramide. Non se ne sa assolutamente nulla. Una cosa invece è stata finalmente risolta ed è il mistero del perché esiste questa piramide. Nel 1971 dell'era volgare, infatti, gli archeologi che lavoravano intorno a questa piramide hanno scoperto proprio di fronte a questa facciata principale un pozzo profondo 7 metri che conduceva a una galleria lunga un centinaio di metri, quindi che arrivava esattamente al centro della piramide stessa. Questa galleria terminava proprio in una grandissima caverna fatta più o meno a quadrifoglio o a fiore a quattro petali, se vogliamo, che era consacrata probabilmente a qualche culto legato proprio all'inframondo. Scusate, ho fatto... Scusate, perché se no non seguo più il filo del discorso. Sì, ok.
diciamo, alla fine di questo, ecco, questa è la piramide del Sole, come si poteva osservare. Adesso io l'ho dipinta in rosso, perché? Per quale motivo? Perché tutte le piramidi, e soprattutto quella del Sole, originariamente erano stuccate, completamente stuccate e dipinte di rosso. Quindi oggi la piramide è questa come appare, anche se il rosso gliel'ho sovrapposto io, tanto per darvi un'idea. Qui invece è la piramide del Sole come appariva nel 1900, era una collina praticamente ricoperta di vegetazione. Questa è una foto proprio dell'epoca. Dicevo, tornando invece a quella che è la caverna di cui stavamo parlando, ecco, questo è un documento ufficiale dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Antropologia del Messico che mostra appunto l'entrata della caverna all'ingresso qui della facciata principale della piramide del Sole. Questo è il suo sviluppo per un centinaio di metri fino a finire in questa grossa caverna con queste quattro cavità a formare questo simbolo. L'opinione degli studiosi è che la piramide del Sole sia stata costruita in questo luogo proprio per questo motivo, perché c'era questa caverna, quindi è stata volutamente costruita su questa caverna, perché la caverna identificava il luogo di origine dell'uomo, il ventre, diciamo, di madre terra dal quale erano scaturiti i primi uomini, che erano i progenitori di tutte le popolazioni dell'antico Messico. Quindi era ovviamente un luogo particolarmente interessante, particolarmente sacro, degno di ricevere una certa venerazione, e poiché la piramide del Sole sembra essere proprio la costruzione più antica di tutto il sito, e gli studiosi ne hanno concluso che tutta l'area di Teotihuacan sia stata sviluppata per questo motivo, cioè per la presenza di questa grotta a quattro cavità che vediamo qua. Questa quindi grotta ci richiama a che cosa? A un mito, al mito della genesi umana, il mito che avevamo già visto la volta scorsa, della fuoriuscita delle popolazioni delle sette tribù dei Messica da quello che era la caverna originaria, il Chicomozco, anche se questa ovviamente è una caverna leggermente diversa, perché nella sua forma ci richiama a un altro concetto importante, estremamente importante nella cultura dei mesoamericani. Infatti questo simbolo a quattro petali è che tra l'altro l'abbiamo visto nel sistema calendariale azteco la volta scorsa, cioè quando abbiamo parlato proprio del calendario azteco e della suddivisione del tempo in soli, ve lo ricordate, abbiamo parlato dei cinque soli, l'ultimo dei quali è il quinto sole sotto l'egida del dio Tonatiuh, il cui volto era collocato proprio al centro del calendario azteco. Ebbene, il simbolo del quinto sole è esattamente proprio questo, questa forma, questo fiore a quattro petali. È un simbolo che rappresenta anche proprio la presenza della divinità, la pienezza dello spirito, ed è anche il centro del mondo e del cosmo, quindi per loro rappresenta tutte queste cose nella loro iconografia, ma è anche simbolo della divinità più antica, che qui a Teotihuacan poteva essere non tanto il dio che abbiamo nominato, ma invece una dea, una divinità femminile di cui si sono perse le tracce, ma che poteva molto avere a che fare con la dea Cuatlicue, che abbiamo sempre visto la volta scorsa, perché era la dea madre della divinità piumata, del dio Quetzalcoatl. Ok? Questa dea Cuatlicue comunque non è soltanto madre del dio Quetzalcoatl, ma era anche madre di tutti gli dei, di tutti gli uomini e particolarmente di tutto il cosmo in generale, di tutta la creazione. Il nome di questa divinità Cuatlicue si traduce come quella dalla gonna. Ecco, questo è Naomi Olin, che è il loro simbolo che abbiamo visto. Okay. Mentre la dea Cuatlicue, ecco, è questa.
definita come colei, ecco, Coatlicue è tradotto come colei che ha la gonna di serpenti. Questa statua l'abbiamo potuta ammirare nel Museo di Antropologia di Città del Messico e, come si nota, questo è il gonnellino della dea, che è fatto di serpenti intrecciati. Non so se riuscite a vederlo. Allora, citando questa, questa divinità, la dea Coatlicue, non è possibile non parlare di questa, di quella misteriosa sovrapposizione tra mito e storia, che è alla base di uno straordinario fenomeno di sincretismo religioso che va sotto il nome di venerazione della Vergine di Guadalupe. È un sincretismo che in sostanza ha segnato veramente la resa religiosa dei popoli mesoamericani e la loro definitiva poi conversione al cristianesimo. Allora, vale qui la pena spendere due parole su questo sincretismo, su questo fenomeno, perché è veramente molto interessante. Allora, per farlo dobbiamo risalire al dicembre, dicembre del 1531, vale a dire circa 10 anni dopo la caduta, la distruzione della capitale del regno dell'impero azteco, Tenochtitlan, da parte di Cortés. Evento che di fatto ha segnato anche proprio il tramonto della civiltà azteca. A quel tempo la conversione, parlo del 1531, quindi dopo la caduta di Tenochtitlan, la conversione dei popoli nahuatl in realtà non aveva ancora sortito un grande effetto. Erano pochi quelli che si erano convertiti al cristianesimo, e tra questi pochi c'era un povero indio analfabeta di nome Cuauhtlahuatzin, che in lingua nahuatl si traduce come aquila che parla. Però ovviamente Cuauhtlahuatzin è un nome abbastanza difficile da pronunciare, per cui i missionari spagnoli che hanno fatto l'hanno convertito e battezzato Juan Diego, molto più facile, se ci si capisce prima. Allora, vediamo, quest'uomo il 9 di dicembre del 1531 dell'era volgare si stava recando da Città del Messico, ancora chiamata ancora Tenochtitlan, alla vicina città di Tlalilolco. Lungo questo percorso che doveva fare doveva salire un'altura, l'altura era il Tepeyac. Sul Tepeyac, quindi lungo il suo percorso, quando salendo il Tepeyac, dobbiamo dire che lì c'era un posto veramente importante per gli aztechi. Era un luogo dedicato proprio alla dea Coatlicue Tonantzin, ovvero la dea che abbiamo visto prima. Era un luogo dedicato, perché? Perché c'era proprio un tempio dedicato a questa dea. Okay? Quando Juan Diego si trova di fronte a questo tempio succede una cosa straordinaria, cioè si trova circondato da uno stormo di uccelli tropicali cinguettanti che fanno un gran casino, dopodiché spariscono, cala il silenzio. A quel punto Juan Diego si sente chiamare da una voce femminile che si rivolge a lui in nahuatl e che lo chiama. Attenzione, dimenticavo di dirvi che la dea Coatlicue Tonantzin, abbiamo detto, ho aggiunto questo termine Tonantzin, che era in realtà un titolo, un titolo generico per tutte le divinità femminili che erano legate alla terra. E questo termine Tonantzin significa in nahuatl nostra cara terra. Questo è importante perché ci riferiamo ancora al culto della terra al quale erano legate queste dee madri del bacino mesoamericano. Allora, stavamo dicendo, si sente chiamare nella sua lingua, Guanzin, Diego Guanzin, lo chiama questa figura, e lui si accorge che la figura che lo chiama è quella di una ragazza, di una giovane ragazza, apparentemente meticcia, vestita come si vede qua, di un manto azzurro bordato d'oro, il manto è cosparso di stelle, e si presenta a lui come la signora del cielo.
si rivolge a lui e dice: guarda Juan Diego, tu devi andare dal vescovo di Tenochtitlan, che era un certo Juan de Zumarraga, a te, e devi portare a lui la mia volontà. Qual è la mia volontà? Devi dire al vescovo che io voglio che qui mi si eriga un tempio a mio nome, e questo per rimediare a tutte le sventure del mio popolo. Questo era interessante, perché è interessante il fatto che questa figura si presenti come una figura meticcia al, e questo teniamolo da parte, poi torneremo sul motivo perché, per il quale io voglio sottolineare questo, questo aspetto del meticcio, e soprattutto perché questa, questa figura si rivolga a Juan Diego in Nahuatl, quindi nella lingua antica della, degli Aztechi. Stavamo dicendo, quindi dice: vai dal vescovo e riporta questa mia volontà, voglio che qui, qui esattamente dove c'è il tempio di Coatlicuetonantzin, mi venga eretto il mio tempio, ok? Allora questo povero indio che prende, ovviamente, e va dal vescovo, si fa ricevere di, e cerca di trasmettere queste, questo messaggio, però chiaramente il vescovo gli dice: che cacchio mi stai dicendo, io non ti credo, vattene. Juan Diego torna sul Tepeyac, era gente che evidentemente era molto allenata, perché il Tepeyac è circa 2500 metri di quota, andiamo avanti e indietro per 2500 metri, vabbè che Città del Messico 2002, sono solo 300 metri, però 300 metri in salita con tutta la strada che c'era da fare magari non era cosa da poco, però loro salivano rapidi, ripide scalinate delle piramidi, lo facevano in maniera molto naturale, non erano degli sfigati come loro. Allora, lui torna su il, sul Tepeyac, va nello stesso luogo, rincontra questa figura femminile e dice: guarda, mi dispiace, ma non mi ha voluto credere, per favore nomina qualcun altro più adatto di me a, a riferire la mia volontà, e esonerami da questo compito. Però la figura femminile gli dice: no, sei tu che devi portare la mia volontà. Quindi torna dal vescovo e di che qui voglio il mio tempio. Ovviamente questo si carica di nuovo dell'incompensa, torna giù a Tenochtitlan, va dal vescovo e ovviamente il vescovo gli dice: oh, ancora qua sei ragazzo mio? No, non ti credo, a meno che tu non mi porti una prova certa di quello che mi stai raccontando. Se mi porti questa prova, allora io darò corso alla volontà di questa figura femminile che tu mi hai detto di aver incontrato, quindi costruiremo questa, questo santuario alla, alla Vergine, alla Signora del Cielo. Juan Diego torna sul Tepeyac, incontra di nuovo la Vergine, la ragazza meticcia, e gli dice: guarda, il vescovo mi ha detto che se tu non mi dai una prova non si farà nulla. La Vergine dice: va bene Juan Diego, ti darò la prova, però te la darò domani. A fare avanti indietro, però era allenato, quindi non c'era problema. Allora il nostro caro Juan Diego, va bene, il giorno torna giù, e il giorno successivo è il 12 dicembre del 1531, secondo le cronache, però guardate bene, il 12 dicembre del 1531 si riferisce alla data del calendario giuliano. Successivamente c'è stata quella che è stata la riforma calendariale di Gregorio XIII, ma più avanti nel 1598, che ha corretto di 10 giorni i nostri calendari. Per cui cosa vuol dire? Che quel 12 dicembre in realtà era il giorno del solstizio d'inverno, quindi siamo vicini all'evento che tra un po' festeggeremo tutti. Juan Diego torna su, trova di nuovo questa signora, questa fanciulla, e la fanciulla che aspettava Juan Diego, però non solo trova lei, ma trova che nel posto dove c'era questo tempio dedicato a Coatlicue sono sbocciate un mare di rose castigliane, cosa molto misteriosa, perché a quella quota e al solstizio d'inverno fiori lì non ce ne dovevano essere assolutamente. Fatto sta che la Vergine gli dice: Don Juan Diego, prendi Don Juan. È un lapsus freudiano.
raccogli queste rose, ponile all'interno della tua tilma. Cos'era la tilma? La tilma era il tipico mantello azteco fatto di fibre di agave, molto grezzo. Mettile all'interno del tuo mantello e portale al vescovo de Zumarraga. Vescovo de Zumarraga che noi vediamo in questa rappresentazione pittorica. Lui fa così, va dal vescovo de Zumarraga e porta le rose al vescovo. Apre di fronte a lui il suo mantello, le rose cadono al suolo, ma la cosa più incredibile è che nel momento esatto in cui le rose cadono al suolo, ci dicono le cronache, sulla tilma, su questo mantello azteco, compare come se si fosse stato stampato immediatamente l'immagine proprio di questa signora che lui aveva descritto al vescovo. Ecco, lo stesso giorno, alla medesima ora più o meno, si racconta che lo zio di Juan Diego, che era a casa sua morente perché aveva una malattia molto grave, ebbe la visione di questa signora che si presentò a lui come Santa Maria di Guadalupe, ok, dicendo: oh caro mio, tu stai morendo però stai tranquillo, ti salvo io, però tu riporta che, come mi chiamo, Santa Maria di Guadalupe. Ovviamente il clero spagnolo fu molto contento di sentire questo. Perché? Perché veniva richiamata questa signora di Santa Maria di Guadalupe a cui era dedicato il lontano santuario in Spagna, no? Però furono molto più contenti proprio gli indigeni. Perché? Perché in realtà la signora non avrebbe detto Santa Maria di Guadalupe, ma Santa Maria di Quatlasupe, che in antico Nahuatl significa colei che ha potere sui serpenti. L'assonanza con Guadalupe è molto, molto prossima, però dobbiamo fare una piccola osservazione. Nella lingua Nahuatl non esistono i suoni duri G e D, per cui un indio non avrebbe mai potuto dire Guadalupe. Quindi Quatlasupe era possibile ed è quello che gli studiosi credono sia stato detto realmente. Ma in questo modo, dicendo Quatlasupe, quindi signora colei che ha il potere sui serpenti, a un indio che sentiva questo termine veniva richiamato immediatamente proprio il mito del serpente piumato, no? Il dio Quetzalcoatl, che molte profezie avevano tra l'altro identificato per errore con la venuta di Cortés, perché arrivò, vi ricordate la volta scorsa lo dicevamo, è arrivato proprio nel giorno esatto che la profezia aveva determinato come il ritorno di Quetzalcoatl, che se n'era andato per le vicende che avevamo narrato, che adesso non torno a dire, se qualcuno mi farà la domanda vedremo di ricapitolare questa cosa. Allora, dicevamo, veniva richiamato sia questo mito del serpente piumato, ma anche veniva richiamato l'antica immagine europea della Vergine che schiaccia, cioè il serpente. Quindi avevamo una concordanza in qualche modo di simboli. C'è questo serpente che in qualche modo compare, che fa da sfondo a questo, mettiamolo tra virgolette, miracolo. Il serpente nel nuovo mondo, come nel vecchio mondo, è sempre comunque simbolo proprio dell'energia femminile, dell'inconscio, del potere ctonio e lunare. E così l'antica dea serpente venerata nella preistoria degli Aztechi era una rappresentazione proprio del principio creativo. E questo è molto interessante perché, adesso lo vedremo, l'apparizione del Tepeyac ebbe proprio una grande importanza dal punto di vista sincretistico e divenne la rappresentazione proprio più viva dell'identità religiosa della,
della nazione messicana che stava nascendo proprio da cosa? Dalla fusione dei due popoli, il Nahuatl e il popolo spagnolo. Perché dico che è molto importante questa identità? Perché la Vergine, che è qui, e che vediamo, vabbè, adesso poi parliamo di questo, però compare con queste fattezze metici. I metici nel 1531 non esistevano ancora, perché non c'era stato ancora un mixaggio tra spagnoli e aztechi, non esisteva. I metici arrivano dopo, perché difatti neanche 10 anni dopo l'apparizione di questa Vergine di Guadalupe, ben 9 milioni di aztechi si erano già convertiti al cristianesimo. Praticamente da quel momento nasce il popolo messicano. Popolo messicano che ha una prevalenza, diciamo, proprio di metici. Quindi questa figura in qualche modo anticipava il futuro della nascente nazione messicana, moderna nazione messicana. È chiaro? Ora, in base a numerose osservazioni e indagini scientifiche a cui è stata sottoposta proprio la tela su cui è apparsa questa, come stampata, no? Questa immagine, risulta del tutto improbabile proprio una esecuzione pittorica dell'epoca, per diverse ragioni. Una prima ragione è per l'apparente, almeno, mancanza proprio di pigmenti esterni alla stessa fibra, cioè non sembra che siano stati usati dei colori. Poi perché non appaiono nemmeno i segni di pennellate, non ci sono più. Inoltre perché la fibra di agave utilizzata per questo ilma è una fibra a maglie molto grosse, per cui sarebbe stato impossibile avere una precisione di dettagli. Ok? Tra l'altro questa fibra di agave usata, che è chiamata anche ayote nell'antica lingua dei Messica, è una fibra che era usata dalle popolazioni più povere, cioè dalle caste più povere delle popolazioni messica, e durava veramente poco, si dice al massimo in 20 anni, poi decadeva, si disfaceva, mentre le caste più, le classi più elevate, quelle più danarose, più ricche, utilizzavano invece già il cotone. Quindi questa fibra di agave in effetti non avrebbe dovuto durare 500 anni, come invece è successo che abbia fatto. Ha resistito per 500 anni, ma non soltanto ha resistito come fibra che si è conservata nel tempo, addirittura ha resistito a 2 incidenti. Il primo è successo nel 1791, quando degli operai che dovevano lucidare la cornice dentro la quale è contenuta questa immagine, fecero cadere dell'acido nitrico che avrebbero dovuto distruggere quella fibra, invece si è conservata, non è successo nulla. E il secondo è stato nel 14 novembre del 1921, quando allora il governo messicano era un governo che non vedeva di buon occhio il clero, okay? Per cui aveva ordito un attentato a questa figura, alla quale tutti i messicani stavano tributando una grande venerazione, per cui avevano organizzato questo attentato bombarolo. Fu messa una bomba nella cappella, la bomba esplose, distrusse mezza cappella, ma questa immagine si è salvata. Allora, anche le analisi che sono state effettuate agli infrarossi successivamente conferma sostanzialmente l'origine aterotipa di questa immagine, cioè un'origine non fatta da mano umana, per cui questo sembra un dato che da un punto di vista scientifico tutti stanno caldeggiando. Se vediamo invece qui, questa è proprio l'immagine che vi ho proposto, le stelle del manto a una prima analisi sembravano fossero dislocate a caso, invece poi sono risultate come una vera e propria mappa del cielo che descriveva le costellazioni
che comparivano al di sopra di Città del Messico proprio alla data del solstizio dell'inverno del 1531. Su questo manto sarebbero dipinte quindi queste, ve le dico molto velocemente, costellazioni. Sul lato destro c'è il toro, l'auriga, l'ursa maggiore, il drago, i cani svenatici, la chioma di Berenice e Bute. Sul lato sinistro abbiamo Ofiuco, lo scorpione, la bilancia, il lupo, l'idra, il centauro, la croce del sud, il cane minore e la stella Sirio. Però la cosa che è stata fatta notare da alcuni astronomi è questa, che la prospettiva di osservazione di queste costellazioni non risulta essere quella di un osservatore che guarda la Terra, il cielo, ma al contrario sembra proprio è la prospettiva di chi è all'esterno di tutto, guarda la volta celeste dall'alto, mentre la tunica di questa figura risulterebbe essere invece la superficie terrestre. Allora, questo è già interessante, però il terzo e più grande mistero che gli scienziati hanno messo in risalto è un fenomeno che è noto agli oftalmologi ed è il cosiddetto effetto Samson-Purkinje. Praticamente è stato provato che negli occhi, okay, di questa immagine è presente il triplo riflesso caratteristico di tutti gli occhi umani vivi. Praticamente vi è un riflesso sulla superficie esterna della cornea, una sulla superficie esterna del cristallino ed una su quella interna, però posta in rovesciata. E che le immagini che risultano sono ubicate esattamente, che risultano proprio dalla visione di questi occhi, risultano esattamente secondo l'effetto che abbiamo appena menzionato. Anche la distorsione proprio delle immagini riflesse concorda perfettamente con la curvatura della cornea. In altre parole, sembra proprio che le pupille che le immagini delle pupille siano veramente delle immagini reali piuttosto che pittoriche, sembra che non possano essere state dipinte. E questo fatto certamente non era osservabile nel 1531, né poteva avere nessuna rilevanza reale. Perché? Perché scientificamente non si conosceva questo dato, quindi non poteva essere riprodotto qualcosa che allora non era noto. Fu solo più tardi che Alfonso Marquet, che era un fotografo ufficiale dell'antica basilica di Guadalupe, si accorse proprio di questa presenza di un uomo con la barba che era riflesso nella pupilla, e la scoperta fu tenuta nascosta dalle autorità. Ma nel 1951, questa è la primavera, è l'immagine reale così come è esposta oggi. Dicevo, la scoperta è stata tenuta nascosta fino al 1951, quando un disegnatore messicano, esaminando delle riproduzioni, degli ingrandimenti molto accurati della figura, si accorse di un busto umano in entrambi gli occhi. Da quel momento proprio decine di oftalmologi hanno sottoposto l'immagine degli esami e tutti hanno avuto l'opportunità di esaminarla, concordando proprio su questo effetto della distorsione delle immagini, su quell'effetto di cui abbiamo accennato prima. Furono poi usate delle tecniche particolari e strumenti come l'oftalmoscopio per osservare proprio le pupille. E le ultime conferme di questi dati vengono proprio dal dottor Aste Thomsman dell'Università di Cornell, che ha utilizzato un computer IBM facendo degli ingrandimenti fino a 2500 volte degli occhi di questa immagine, e i risultati sono stati sorprendenti, perché non solo era chiaramente visibile il riflesso di una figura umana come visto la prima volta, ma si evidenziarono anche altri personaggi, fra i quali presumibilmente Juan Diego stesso e altri testimoni che erano lì intorno, compreso lo stesso vescovo de Zumarraga, il quale sembra proprio molto simile a dei dipinti dell'epoca che lo ritraggono. Quindi queste immagini sembrerebbe rappresentino proprio il momento esatto in cui è avvenuta questa sorta di
di strano fenomeno, no? È come se avessero catturato il momento esatto in cui questo è successo. Ma il concetto più alto e contemporaneamente più emblematico è espresso invece da un piccolo geroglifico, il Nao Yolin, che è presente all'altezza del ventre. Si tratta di un piccolo fiore, che vediamo qui, piccolo fiore mi sembra una canzone, che è posto qui, eccolo qua, è il fiore a quattro petali, che nella antica scrittura pittografica proprio della, degli Aztechi era proprio il centro del mondo, rappresentava il centro del mondo e la divinità più antica. Quindi, l'abbiamo visto prima, il significato che quindi un indio poteva ricavare da tutto questo era inequivocabilmente uno, cioè quello di trovarsi di fronte a una madre che stava per partorire la divinità tanto attesa, cioè il dio Quetzalcoatl. E perché? Perché appunto questo, perché questo è il Nao Yolin, voilà, questo è quello che abbiamo visto prima, e questa rappresentazione del posto qui rappresenta appunto il centro, la Dea Madre. La Dea Madre, cosa che è anche rappresentata da questa fascia, perché questa fascia nera sulla vita della figura era la tipica fascia che portavano le donne azteche quando erano incinta, era questa fascia nera. Per cui questa è una donna incinta, e per un indio, siccome era la signora del cielo, siccome era la dea Coatlicue, era una donna che stava per partorire il dio tanto atteso, Quetzalcoatl. E qui a Teotihuacan, che abbiamo appunto, tornando a noi, c'è esattamente quella grotta che ha questa forma, con queste quattro petali, che riproduce quindi il medesimo concetto. Quindi lascio a voi ogni riflessione in merito a tutta questa vicenda. Voglio solo aggiungere due particolari che possono essere interessanti così dal punto di vista anche storico. Subito dopo che Diego de Zumarraga vide questo miracolo, fu costruita in effetti subito una cappella dedicata a Maria de Guadalupe, esattamente sopra il tempio della dea Coatlicue Tonantzin, subito. E poi questa cappella è stata ingrandita diverse volte, finché nel 1976 è divenuta la grande cattedrale di Guadalupe, che oggi c'è a Città del Messico, e che, badate bene, è il secondo santuario cristiano per numero di pellegrini che la visitano, dopo il Vaticano. Quindi il Vaticano è in testa, ma subito dopo viene Santa Maria di Guadalupe. La tilma sul quale è stata impressa appunto questa immagine viene considerata, così un dato, così a questa conoscenza, in tutto e per tutto il parallelo al femminile della sindone. Quindi oggi c'è un grande dibattito tra religione e scienza su questo evento, però finora in realtà nessuno ha dato nessuna spiegazione realmente convincente e definitiva. Rimane un bel racconto che dice tante cose da un punto di vista simbolico, da un punto di vista storico, ci fa intuire tante cose. Non voglio adesso soffermarmi su questo, anch'io ho le mie idee in proposito. Naturalmente non sostengo il miracolo cristiano di una Madonna che appare, però abbiamo parlato anche di apparizioni mariane in questa sede, legandole a fenomeni diversi e particolari. Teniamolo come un dato, ecco, interessante, sul quale poi magari tornare. Torniamo invece adesso alla nostra esplorazione di Teotihuacan e diamo invece un rapido sguardo all'altra piramide che troviamo a Teotihuacan, che è la piramide della luna, che è questa, che è chiamata in lingua nahuatl Tenan, che significa madre oppure pietra protettiva. È collocata alla fine del lungo viale dei morti e sicuramente è stato accertato che sia stata costruita su un altro edificio molto più antico di questa piramide.
La struttura è molto più piccola della piramide del Sole, infatti misura 40 metri di altezza con una base di 156 metri per 130, però architettonicamente è sicuramente più bella di quella del Sole. Anche questa ha 5 livelli. Sulla sommità si trova una piattaforma sulla quale erano probabilmente celebrati dei riti che erano dedicati alla grande dea di Teotihuacan, che era la dea Chalcuitlicue. Eccola qua, questa è la sua statua, questa è una sua rappresentazione pittorica, era la dea dell'acqua, della fertilità, della creazione e protettrice dei neonati. Da questo punto di vista c'è da rilevare che i rituali che venivano fatti ai neonati erano proprio una sorta di battesimo quasi sovrapponibile a quello cristiano. Secondo gli antichi aztechi, su questa piattaforma, ecco qui vediamo la piramide come si presenta oggi, dopo i restauri, e qui come si presentava invece nel 1880, quando l'archeologo francese Claude-José de la Désirée Charnay la scoprì. Anche in questo caso, come quella del Sole, vedete, sembra una collina ricoperta di vegetazione. Stavo dicendo che sulla piattaforma posta in alto venivano celebrati i rituali e sembra che vi fosse collocata una pietra raffigurante proprio la Dea Luna, questo secondo alcuni documenti del Aztechi. Questa pietra si stima dovesse pesare 22 tonnellate, allora anche qui come abbiamo fatto a portarla fino su è un mistero, avranno avuto due bicicletti così, però comunque 22 tonnellate di pietra l'hanno issata fino lassù. In anni recenti gli archeologi hanno compiuto diversi scavi alla base della piramide, soprattutto per cercare di capire chi fosse la misteriosa cultura che edificò questa piramide, ma anche in generale tutto il sito. Il primo risultato che è stato ottenuto è quello di aver compreso che questa piramide subì almeno 6 ricostruzioni, ognuna delle quali ricoprì la precedente, e questo è un dato abbastanza comune in tutta l'area mesoamericana di fronte a tempi analoghi. Durante questi lavori di scavo sono stati anche rinvenuti molti manufatti già da ore, eccetera, però tutto ha concorso a poter dare la possibilità agli archeologi di datare l'inizio, l'ultimazione di questa piramide, quindi è stata definitivamente terminata così come la vediamo adesso, tra l'anno 100 e il 200 dell'era volgare. Ciò che comunque va ribadito è che tutti i risultati ottenuti dalle ricerche in loco degli archeologi non hanno ancora consentito proprio agli studiosi di comprendere il come e il perché il popolo mesoamericano responsabile dell'edificazione di questa struttura, come di tutte quelle della città di Teotihuacan, siano spariti misteriosamente senza lasciare proprio nessuna traccia di sé. Ora abbandoniamo anche Teotihuacan per proseguire il nostro viaggio e spostarci invece nell'altro luogo affascinante, misterioso, che è legato alla cultura tolteca, vale a dire l'antica proprio capitale dei Toltechi, che è la città di Tula. Seppure è di dimensioni molto inferiori rispetto a quella di Teotihuacan, è di fatto un luogo veramente fondamentale legato alla mitica figura del serpente piumato, ed è citato molto spesso ed emblematicamente proprio nelle narrazioni di uno scrittore a noi caro. Chi è questo scrittore? Carlos Castaneda. Ecco, ma prima di tutto, prima di tornare a parlare di lui, vediamo qualche dato storico. In seguito alla decadenza della città di Teotihuacan, forse dovuta a invasioni di popoli o forse per proprio una grave crisi alimentare, su questo non si è certi, però insomma si ipotizza questo, vari popoli iniziarono a contendersi il dominio economico e culturale del Mesoamerica. Questo succede a sud, mentre invece i Toltechi ed altri gruppi di colonizzatori chiamati Nonoalci
si stabilirono invece in una zona a nord di Teotihuacan, a circa 65 km a nord, e fondarono questa città che inizialmente aveva il nome di Tolanxicocotitlán, ovvero Tula o città vicino al monte Shikoku, questa è la traduzione. Questa zona non era disabitata, loro sono arrivati e già esisteva un gruppo indigeno locale, si chiamavano Otomi. Questo è un gruppo ancora presente in maniera abbastanza cospicua nell'area. Quando i primi eruditi spagnoli, tra i quali il frate Bernardino de Sahagún, vennero a conoscenza proprio dagli aztechi dell'antica civiltà dei Toltechi, questa Tula gli fu descritta come una terra proprio paradisica, dove c'era di tutto, dove la gente prosperava, mangiava gli uccelli tropicali. E è interessante leggere un passo dal libro Storia Generale della Cosas della Nuova Spagna, chiamata poi successivamente Codice Fiorentino, dove questo frate scrive queste cose dei Toltechi. Dicono che il loro dio era Quetzalcoatl, serpente con piume di Quetzal, e che era ricchissimo e che aveva ogni cosa che si possa desiderare a questo mondo. Dicono che le pannocchie di mais erano enormi e abbondanti, che si coltivavano grandi zucche, patate e pomodori. Inoltre dicono che c'era abbondanza di cotone con il quale si realizzavano splendidi tessuti. Ecco, da questo ne deduciamo, si vede, quindi, che i Toltechi adoravano questo dio, il dio Quetzalcoatl, il serpente piumato, simbolo, come abbiamo già più volte detto, dell'inframondo, quindi di morte, e morte quindi vuol dire passato, ma anche del cielo, quindi rinascita, vicinanza al sole, futuro e anche continuità della vita sulla terra ma anche nel cosmo. Questi erano i suoi attributi principali. Secondo gli aztechi, ecco questo è quello che riportano i loro documenti, al vertice della teocrazia tolteca vi era un personaggio che era il sommo sacerdote. Questo sommo sacerdote racchiudeva in sé tutto lo scibile umano e aveva, secondo loro, poteri proprio sovrannaturali. Il personaggio storico più famoso di questa civiltà tolteca, che come avevamo già visto in precedenza, si interseca con il mito del dio Quetzalcoatl, perché la volta scorsa, vi ricordate, avevamo specificato questo. Quando parliamo di Quetzalcoatl partiamo di un personaggio mitologico, ma parliamo anche di un personaggio storico realmente vissuto. I due personaggi poi si sono in qualche modo sovrapposti uno con l'altro. E fu appunto il re più importante degli Aztechi, fu Teocatl Topiltzin. Fu il più importante re di questa popolazione, che salì al trono nel 977 dell'era lunare. E proprio in base ad alcune leggende veniamo ad apprendere che Topiltzin era un diverso, nel senso che proveniva da molto distante. Ecco, questo provenire da molto distante ha indotto molti studiosi ad avanzare un'ipotesi molto interessante, forse l'avevamo anche già proposta l'altra volta, è che questo personaggio fosse un naufrago vichingo. In questo modo, ecco, con questa ipotesi verrebbero confermate tutta una serie di ipotesi che identificherebbero non in Colombo il primo occidentale ad essere approdato nel nuovo mondo, no? In ogni caso, dopo che, come narrano le leggende, re Acatl Topiltzin è stato incoronato, questo purtroppo è caduto in un tranello teso dal dio Tezcatlipoca, l'avevamo visto la volta scorsa, però è giusto richiamarlo adesso perché l'allontanamento, questo tranello causa l'allontanamento da Tula di Acatl Topiltzin, il quale si spostò insieme a un certo numero di seguaci dove? Nella penisola dello Yucatan. E questo avvenimento sarebbe alla base dell'istituzione poi di uno stato tolteco maya nello Yucatan con capitale Chichen Itza,
e di una conseguente anche sviluppo di una cultura tolteco-maia. Cultura tolteco-maia che prosperò fino al 1544 dell'era volgare, però teniamo conto che questa cultura tolteco-maia non si è dissolta, continua in realtà a esistere all'interno di certi gruppi locali, soprattutto nello Yucatan, in Guatemala, ma anche addirittura in Nicaragua. Gli ultimi studi archeologici del sito di Tula, che si colloca geograficamente, ecco, questa è la leggenda col documento che lo narra, di questo tranello in cui cadde, che accadde Tolpizzi, cade in questo tranello di Pesca Tripoca. Allora, stavamo dicendo, gli ultimi studi archeologici hanno confermato il carattere militare proprio della società tolteca, che era dominata da una aristocrazia guerriera, e hanno dimostrato la base reale di questo mito, e che è relativa praticamente all'intrusione militare e culturale dei toltechi nello Yucatan, quindi dei toltechi nella civiltà maya. Altro fatto accertato è che verso il 1200 dell'era volgare alcune tribù abbastanza bellicose, sia di Mexicas che di Cicimeci, invasero proprio il territorio dei Toltechi, dando inizio al declino di questa civiltà e della sua capitale. Secondo alcuni racconti, dopo la caduta di Tula, i Toltechi, superstiti, si ritirarono nella città di Cholula, città straordinaria di cui ci occuperemo tra poco. E questo è qui, a Cholula, prosperarono per circa 3 secoli. Dopodiché anche questa città splendida di Cholula fu bruciata e rasa al suolo dall'infame Hernán Cortés. Lo studio stratigrafico del sito archeologico di Tula infatti conferma proprio questa sequenza cronologica che va dal 750 dell'era volgare sino al 1200, e si ritiene che all'apice appunto della sua della sua fortuna questa città avesse un'estensione di 11 km quadrati tutto il sito, e che fosse popolata da 30.000 persone. Attualmente a Tula si possono ammirare le enormi ed enigmatiche statue degli Atlanti, che sono statue veramente fantastiche, che sono alte circa 5 metri e che ci hanno lasciato davvero meravigliati trovandoci di fronte alla loro austera imponenza, e anche perché infondono una certa aura di mistero che veramente si rende palpabile. Sembra accertato che la costruzione di queste statue sia da porre in relazione al culto del pianeta Venere, e che la loro creazione sia anche da far coincidere con la creazione anche di un altro importante elemento di quella cultura, che è il sacro calendario Zolkin, che è costituito di 260 giorni, che è il tempo di rivoluzione proprio del pianeta Venere intorno al Sole. Tuttavia esistono anche certe leggende che descrivono queste statue come rappresentazioni di antichi guerrieri che sono discesi dal cielo e provenienti da un luogo che abbiamo già visto, la costellazione delle Pleiadi. E questi sarebbero i veri Toltechi, sarebbero i costruttori a cui alludevano proprio gli Aztechi di Teotihuacan. No? Loro si riferivano, gli Aztechi a Teotihuacan, sono arrivati in questo sito quando non c'era più nessuno, e parlavano che questo sito fosse abitato da questi misteriosi costruttori. Ebbene, questi costruttori sarebbero proprio esattamente questi personaggi qua, questi guerrieri discesi dalle stelle, discesi dalla costellazione delle Pleiadi. E però alcune narrazioni specificano qualcosa di un po' diverso, dicono no, non si tratta di guerrieri, ma bensì si tratta di guerriere. È anche interessante notare come in molti racconti legati alle tradizioni sciamaniche, pervenutici appunto attraverso l'opera dello scrittore di cui prima, cioè Carlos Castaneda, si dica che in certe notti
queste statue colossali prendano a muoversi facendo un grande rumore. Ecco, a questo proposito adesso vi vorrei leggere un breve estratto dal volume Il dono dell'Aquila di Castaneda, in cui lui si sofferma proprio su queste quattro figure, fornendoci un punto di vista molto interessante. Ecco, leggiamolo. Che ne pensi degli Atlanti che se ne vanno in giro di notte? Chiesi a Pablito. Ma certo che girano di notte, mi rispose, sono lì da secoli loro. Nessuno sa chi abbia costruito le piramidi. Lo stesso Nahual Huamatus disse che non furono gli spagnoli i primi a scoprirle. Il Nahual diceva che ce n'erano stati altri prima di loro. Solo Dio sapeva quante. Cosa pensi che rappresentino quelle statue di pietra? Chiesi. Non sono uomini, ma donne, disse. Quella piramide è il centro dell'ordine e della stabilità. Quelle figure ne rappresentano i quattro angoli, sono i quattro venti, le quattro direzioni. Sono le fondamenta, le basi della piramide. Devono essere donne, donne virili, se vuoi chiamarle così. Come sai anche tu, noi uomini siamo diversi, siamo un buon elemento di coesione, un cemento per tenere insieme le cose. Ma questo è il tutto. Il Nahual Huamatus diceva che il mistero della piramide sta nella struttura. I quattro angoli sono stati elevati al vertice. La piramide è l'uomo, sostenuto dalle sue guerriere. Un maschio che ha innalzato le sue sostenitrici alle posizioni più elevate. Capisci quello che voglio dire? Dovevo aver mostrato una certa perplessità, perché Pablito si mise a ridere. Era un riso educato. No, Pablito, non capisco quello che vuoi dire, dissi. È che Don Juan non mi ha mai detto nulla in proposito. Tutto l'argomento mi risulta completamente nuovo. Per favore, spiegami tutto quello che sai. Gli Atlanti sono il Nahual, sono sognatori. Rappresentano l'ordine della seconda attenzione messa in alto. Ecco perché sono così terribili e misteriosi. Sono creature di guerra, ma non di distruzione. L'altra fila di colonne, quelle rettangolari, quelle dietro, rappresenta l'ordine della prima attenzione, il Tonal. Sono cacciatori esperti nell'arte dell'agguato. Ecco perché sono coperti di iscrizioni. Sono molto pacifici e saggi, al contrario della prima fila. Ecco, su queste righe che abbiamo letto si potrebbe aprire veramente un ampio e stimolante dibattito, però le cose da dire adesso sono ancora tante, dato che vorrei destinare ad altro momento la trattazione della tradizione sciamanica tolteco-maia, così come c'è stata presentata da Castaneda. Preferisco, ecco, darvi appuntamento a un altro momento in cui proprio entreremo in merito a questi argomenti. Torniamo perciò a quanto stavamo dicendo. Allora, la zona dove prosperava la città di Tollan-Xicocotl, Titlan, avevamo visto, era molto fortunata, molto vantaggiosa, e questa sua fortuna, questa sua situazione particolarmente prospera, portò proprio l'economia a sviluppare un'aristocrazia che dominava in maniera del tutto prepotente nell'attuale Messico, e questa aristocrazia ebbe la possibilità di allacciare delle relazioni commerciali anche con i Maya, quindi più a sud, e anche con altri popoli del Centro America, come per esempio in Nicoya, nella Costa Rica. Quanto all'architettura tolteca, si riscontrano alcune similarità con la cultura Maya. Perché? Vediamo che a Tula, questa piramide, che è chiamata Tlahuizcalpantecuhtli, che definiremo brevemente piramide B, perché Tlahuizcalpantecuhtli è sempre piuttosto uno scioglilingua, è questa piramide, cioè è la piramide a 5 gradoni sopra la quale sono posti gli Atlanti. Questa piramide qui somiglia davvero molto al tempio dei guerrieri che si trova a Chichen Itza, nello Yucatan. Per inciso, questo nome, Tlahuizcalpantecuhtli, ok, significa signore della stella dell'aurora.
e secondo la mitologia azteca era la personificazione della stella del mattino, cioè la lingua che si ingannuta. Personificazione, ecco, cioè era un pianeta Venere al suo apparire al mattino. Mentre suo fratello, Charlotte, era invece il pianeta Venere come stella della sera. Quindi il Tlawitzcalpante Kutl, preferisco dire Tlawitzcalpante Kutl, ecco, era un aspetto del dio Quetzalcoatl. Quindi questa piramide è una rappresentazione di Quetzalcoatl come stella del mattino. Ok? Ora, le affinità tra i Toltechi e i Maya si notano anche nella mitologia e nello sciamanesimo esoterico. Adesso vediamo un pochino qualche divinità, molto velocemente. Al vertice delle credenze religiose tolteche vi era il dio Tlokuenahuacue, creatore supremo o assoluto, conosciuto anche con un altro nome, il nome è Omoteotl. Ve lo ricordate? Omoteotl chi era? Facciamo un piccolo ripasso della volta scorsa. Era il dio che apparve alla dea Chimalman, la quale dopo questa visione rimase incinta e mise al mondo Quetzalcoatl. Ok? Ebbene, questo Tlokuenahuacue è una divinità androgina che è creatrice dei cieli e della terra, è un signore proprio della dualità. Nel mondo Maya è sovrapponibile al dio Unabku, il quale ha sede nel centro dell'universo. Vi erano poi ovviamente altri dei, il primo di tutti è chiaramente Quetzalcoatl, che è un simbolo dell'inframondo, però è anche simbolo di sole, dell'aria, della cultura, della filosofia, della fertilità e di tante altre cose. Un altro dio mitologico era il già citato Tezcatlipoca, quindi vedete come queste divinità siano presenti tra i Toltechi, come tra gli Aztechi, come poi vedremo anche in altre parti. Questo dio Tezcatlipoca è sovrapponibile al Marte della cultura dei Greci. Poi vi è anche un altro dio che abbiamo già menzionato, che era il dio Tlaloc, dio della pioggia, Centeotl, che è il dio del mais, Itzlacoliuque, che a volte è visto semplicemente come un aspetto caratteriale del dio Quetzalcoatl. Ora, dalle cronache scritte dei primi eruditi spagnoli, che giunsero proprio in quell'area lì verso il XVI secolo, si dice che i Toltechi davano un'enorme importanza a una figura in particolare. Chi era questa figura? Era quella dello sciamano, che era un uomo in grado di comunicare con gli spiriti in modo da risolvere diversi problemi di varia natura, ma in ultima analisi aveva la possibilità, la capacità di relazionare gli uomini con queste divinità. Lo sciamano aveva questo scopo. Lo sciamanesimo, utilizzato ancora oggi in moltissimi gruppi del Sud America, è un tipo di pratica assolutamente esoterica. Voglio ribadire questo perché purtroppo oggi c'è la tendenza a pensare che gli sciamani che fanno i tour europei venendo e facendo vari corsi siano degli sciamani di questa categoria qui. No, non sono questi. Cioè gli sciamani veri sono quelli che non ammettono gli occidentali alle loro pratiche, o comunque se li ammettono veramente col setaccio. Castaneda è uno di questi probabilmente, ok? Però è una pratica assolutamente riservata a pochi. Infatti lo sciamano è l'unico ad aver accesso alla conoscenza, può comunicare con gli spiriti, eccetera, e ancora oggi compie delle cerimonie per compiacere agli dèi, che spesso sono sovrapposti nel sincretismo religioso a chi? Ai santi della Chiesa Cattolica. Purtroppo c'è questa sovrapposizione. Ma perché? Perché il carattere di molti di questi santi si avvicina a volte al carattere di queste divinità. Tra l'altro lo sciamano, ancora oggi, è il conservatore delle tradizioni orali del suo popolo e agisce proprio come guida spirituale. Adesso vi vorrei proporre, così faccio anch'io un attimo di pausa, un piccolissimo video di 5-6 minuti in cui vi do esempi di due rituali particolari. Un rituale sciamanico
così come davvero fatto ancora oggi dagli sciamani locali. Questo è il primo, lo vediamo, è il rituale della pietra sagrada, eseguito da uno sciamano del Chiapas sui resti di un monumento maya, e il rituale serve a purificare, okay, la sua gente attraverso il richiamo degli antichi. Un altro invece, subito dopo, è un altro tipo di rituale, è una danza sacra tolteca fatta dai toltechi attuali nei pressi della città di Cholula. Questa danza sacra, il Xipetotec, e anche qui si potrà vedere l'apparizione di questo sincretismo religioso, dove si vede un altare con un Gesù Cristo che è lì a guardare questa danza. E questa danza serve invece a ingraziare le divinità rispetto ai nuovi nati, cioè in modo che siano possano proteggere i nuovi nati. Guardiamoci questo breve video e poi torniamo noi. Ah, devo mettere un po', esatto, non sentite niente. Spero che non. Fumare i sigari è un atto rituale, come ne hai messi che ti spero di giorno? Questo è lo sciamano di Thank you.
loro diritti. Ebbene, ecco, visti questi due rituali, torniamo alle tradizioni sciamaniche tolteche. L'ultima era proprio una danza tolteca, abbiamo detto. Queste tradizioni sciamaniche tolteche furono poi ereditate proprio successivamente dai Mexica e poi alla fine dal popolo dei Maya. Ogni individuo, per loro, la nascita veniva... Scusate, stacco qua per me. Ogni individuo, dicevo, veniva accompagnato dallo spirito di un animale che lo avrebbe poi protetto e guidato per tutta la vita. Questi animali venivano chiamati e vengono tuttora chiamati Nahuales, e sono gli animali di potere, ecco. Inoltre, poi c'erano alcuni animali che erano particolarmente importanti e sacri, come l'anatra, ma poi anche altri grandi vegetali, come per esempio gli alberi d'alto fusto, che erano estremamente sacri nella cultura tolteca. Perché ho detto l'anatra? Beh, nella immaginazione di tutti noi, un animale di potere, un animale importante, il più sacro degli animali, è un animale da un certo carattere, da una certa importanza. Possiamo parlare di un giaguaro, possiamo parlare del puma, possiamo parlare di un'aquila. Beh, in realtà non è così. Per loro l'animale più sacro era l'anatra. Eh sì, perché l'anatra? Perché è un animale che può nuotare, può immergersi, può camminare e può volare. Per loro quindi era il simbolo della perfezione del regno animale. Mentre quanto agli alberi, avevamo detto ci sono gli alberi dell'alto fusto che sono sacri, in particolare è sacro un albero che è il ceiba. E perché è sacro? Qui è la rappresentazione pittografica dell'albero del ceiba, perché rappresenta i tre mondi possibili per loro, che sono l'inframondo, con le radici che sono bene aggrappate alla terra e quindi alla sua materialità. Poi abbiamo il tronco, che rappresenta la superficie terrestre, un mondo di mezzo, quindi abitato dagli umani e sempre in bilico tra materialità e spiritualità. E poi infine abbiamo la chioma, che è simbolo della vicinanza all'infinito, al cielo, quindi è simbolo della luminosità, del regno della spiritualità, eccetera. Gli sciamani toltechi, come si evince anche proprio dalle cronache dei libri di Carlos Castaneda, e che lui definisce proprio come i segreti conservatori, lo dice proprio chiaro e tondo, soprattutto nel secondo anello del potere, per lui questi segreti conservatori, questi sciamani, erano quelli che erano proprio in grado di comunicare con gli spiriti attraverso che cosa? Attraverso delle pratiche precise, attraverso un'alterazione della coscienza che veniva ottenuta anche attraverso danze, canti, musiche particolari, ma anche proprio con l'assunzione di sostanze psicotrope, come per esempio il peyote. Oggigiorno in Messico vi sono ancora alcune comunità proprio maya tolteche che seguono la filosofia di vita dei loro antichi progenitori e credono proprio che gli antichi mesoamericani, proprio i loro antenati, fossero portatori di un'unica cultura che loro chiamavano Toltecayotl. Questo termine è traducibile come toltechità, no? È anche il nome che Castaneda attribuisce in generale proprio a tutta la conoscenza tolteca, o comunque alla conoscenza lasciateci dagli antichi toltechi che abitavano proprio la città di Tula. Abbiamo parlato abbastanza di Tula, dobbiamo per forza correre, quindi abbandoniamo anche questa per spostarci nell'altro sito straordinario e affascinante, sebbene pochissimo conosciuto e poco, e questo per fortuna, frequentato dal turismo di massa. Mi riferisco alla magica città di Cholula, che è una località messicana che fronteggia uno dei vulcani, lo vedete qua, più attivi e alti al mondo, che è proprio il magico Popocatépetl, montagna vulcano che è stato esplorato e scalato persino da Aleister Crowley nel 1900 dell'era vulcane. Cholula è una città messicana proprio che si trova nello stato di Puebla e sorge a un'altezza di 2150 metri su di un sito particolare. Qual è questo sito? È l'antica capitale dei Mistechi, quindi sorge lì. Fu, come vedremo solo 2000 anni fa, che
Cholula si trasformò, è bellissima Cholula, per chi volesse fare un viaggio da quelle parti lo consiglio assolutamente. Cholula 2000 anni fa si trasforma da piccolo villaggio in una città di una certa importanza, così mentre Cholula diventava un luogo di potere, molte culture della zona si avvicinano proprio al suo governo. I primi sono gli Olmechi, poi vengono i Toltechi e successivamente gli Aztechi. La città in origine era chiamata Acholololan. Acholololan in Nahuatl significa il luogo del volo, oppure luogo dell'acqua che cade nel posto del volo. Ok. Questa denominazione ha portato alcuni studiosi a ritenere che Cholula sia stata fondata da una misteriosa etnia che si era rifugiata nell'area mesoamericana in seguito a un disastro, a un cataclisma. Forse sì, c'è un rimando ancora al mito del famoso diluvio, perché c'è questo rimando all'acqua e quindi questa catastrofe potrebbe essere legata al diluvio, anche perché adesso vedremo ci sono anche altri elementi che ce lo fanno pensare. È stato solo all'arrivo di Cortés, quindi nel lontano 1519, che all'arrivo di Cortés Cholula aveva raggiunto una dimensione tale da essere considerata la seconda città più grande del Messico e aveva una popolazione stimata di 100.000 abitanti. Quando arriva Cortés vi è un certo disaccordo su quello che possa essere successo a Cholula. In realtà sembra che Cortés sia arrivato e abbia intuito che tra Cholula e Tenochtitlan ci fosse un certo accordo, una certa alleanza, e possa aver pensato che le due città volessero in qualche modo sortire un complotto a danno proprio degli spagnoli. Allora cosa fece Cortés? Pensò: è meglio che qui faccia io il primo passo, per cui decise di attaccare Cholula. Stando alle dichiarazioni dello stesso Cortés, sono dichiarazioni sue, quindi lui mise in atto questo attacco a Cholula e nel giro di solo 3 ore sterminò 3.000 persone. Alla fine della giornata, secondo il conquistador Bernardino Vasquez de Tapaia, il bilancio delle vittime fu di 30.000 persone. In quella giornata ha fatto veramente una strage. In ogni caso, qualunque sia stato questo numero di trucidati sotto le spade degli spagnoli, Cortés con questa strage ottenne l'effetto voluto. Qual era questo effetto? Che da allora i popoli del Messico divennero molto più inclini ad arrendersi agli spagnoli e a convertirsi al cristianesimo. È l'amore di Cristo. È certo, cioè noi dobbiamo portare l'amore di Cristo, quindi no. Mi dispiace, ti stermino. Questo è così. Allora, vediamo le particolarità di questa città. Tutti abbiamo detto all'inizio, tutti sanno che... Fosse stato coerente, doveva suicidarsi. Allora, stavo dicendo, tutti sanno che la piramide più grande al mondo, se ve lo credo, tutti dite la piramide di Cheope, ok, però in realtà non è così. Pochi sanno che la piramide più grande al mondo è proprio invece qui a Cholula. Infatti la grande piramide che si trova in questa città, chiamata in Nahuatl Tapanapa, possiede un volume che è circa 3 volte quello della piramide di Cheope e secondo il Guinness dei primati è la più grande struttura singola mai costruita dall'uomo. Il suo volume totale è stimato intorno a 4 milioni e mezzo di metri cubi, mentre la piramide di Cheope ha solo, si fa per dire, 2 milioni e 600 mila metri cubi. C'è una certa differenza. Questa colossale struttura, adesso la vediamo, conosciuta anche come Tlacihuatepetl, Tlacihuatepetl vuol dire Nahuatl, montagna fatta dall'uomo, e è un antico tempio azteco in realtà, fatta a gradoni, che è questa. La struttura oggi si osserva proprio suddivisa in 4 parti, però se ne può vedere e osservare veramente bene solo uno. Da distante, dall'alto, scompare come una collinetta naturale divisa
in quattro gradoni. Originariamente, esattamente qui davanti, dove c'è il patios dell'Osaltare, scriveremo dopo, qui iniziava una lunga scalinata di 365 gradini, quindi uno per ogni giorno dell'anno. Sulla sommità, originariamente, vi era un tempio che era dedicata proprio alla divinità a Quetzalcoatl, però invece sorge questa chiesa cattolica che è dedicata a Nostra Signora de los Remedios e fu edificata nel 1594 per affermare la superiorità della religione cristiana su quella dei popoli indigeni. È certo che sono superiori, per forza li sterminano, è ovvio. Secondo vedete nella diapositiva, questa è la piramide, lo vediamo meglio, qui siamo noi di fronte al Patios de los Altares, questa è ancora una vista sulla chiesa. Secondo le ricerche archeologiche, la piramide di Cholula fu costruita nel 300 pre-era volgare e, come vi avevo già detto, doveva fungere proprio da tempio dedicato a Quetzalcoatl. Per completare, alcuni studiosi dicono che ci sia voluto dai 500 ai 1000 anni di lavoro. Non so da in che modo l'abbiano calcolato questo dato, però questo è il dato che si trova sui libri. Tuttavia c'è un dettaglio che va evidenziato ed è stato ricavato da un team di geologi che hanno partecipato proprio agli scavi delle gallerie che adesso poi vedremo, ed è un dato che lascia veramente perplessi, perché c'è uno strato di lava che ricopre uno dei livelli più antichi della piramide. Abbiamo detto che questa piramide risale a 2300 anni fa. E questo strato di lava che copre questo livello, il livello più vecchio, signori miei, i geologi dicono che abbia 7000 anni. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Come fa il livello più vecchio, 2300 anni, a essere coperto da un livello di 7000 anni? C'è qualcosa che non quadra. Resta un mistero, teniamolo come dato, però è così. Secondo il mito, la via della costruzione di questa piramide fu merito di un gigante di nome Shelua. Lui costruì questa piramide dopo essersi messo in salvo da una grande alluvione avvenuta nella vicina valle di Anahuac. Sempre secondo il mito, Shelua la volle costruire, ecco qui vediamo Shelua, questo gigante, in una statua che è stata eretta a suo onore proprio nella città di Cholula, attualmente potete trovarla lì. Ecco, dicevamo, secondo il mito Shelua la vuole costruire con 6 strutture sovrapposte, una per ogni gruppo etnico che ha dominato questa regione messicana. Cholula, lo vedete è scritto anche, è uno dei 7 giganti della mitologia azteca che sfuggirono a una mitica inondazione, una sorta di diluvio universale scalando la montagna di Tlaloc nel paradiso terrestre, per poi alla fine costruire questa piramide. Un monaco domenicano di nome padre Pedos dell'Orios trascrisse delle pitture geroglifiche che trovò nella città e ne fece questa traduzione, molto interessante. Prima della grande inondazione, questo è un documento, cioè lui ha fatto la traduzione di un documento tolteco, prima della grande inondazione che ebbe luogo 4800 anni dopo la creazione del mondo, lo stato di Anahuac era abitato da giganti. Ritorna sempre questo mito del gigante. Tutti morti nell'inondazione o trasformato in pesci, tranne 7 di loro che fuggirono nelle grotte. Quando l'acqua si ritirò, uno dei giganti, chiamato Shelua e soprannominato l'architetto, si recò a Cholula dove, per ringraziare Tlaloc che aveva offerto un rifugio a lui e dei suoi fratelli, costruì una collina artificiale a forma di piramide.
ordinò di preparare i mattoni nella provincia di Tlalalmanalco, ai piedi della serra di Quecotl, e per trasportarli a Cholula mise una fila di uomini che se li passavano di mano in mano. Gli dei videro, arrabbiandosi, un edificio la cui cima stava per toccare le nuvole. Vi dice niente, c'è un qualcosa, la torre di Babele? Irritati dall'audace opera di Shelua, attenzione, scagliarono fuoco sulla piramide. Molti operai morirono, il lavoro fu sospeso ed il monumento fu in seguito dedicato a Quetzalcoatl. Ora è molto interessante osservare che al tempo di Cortés la casta sacerdotale proprio di Cholula affermava di possedere una pietra che avvolta in un globo di fuoco era caduta proprio sulla sommità della piramide di Cholula. Proprio quindi c'è questo dato interessante. Tale pietra si diceva che avesse la forma di un rospo. Ora, padre Rios, per poi comprovare l'antichità di questa leggenda, osservò che essa era conservata in un antico canto locale che le genti di Cholula intonavano nelle loro feste danzando intorno ai teocalli. I teocalli sono praticamente le piramidi, no? E questo canto iniziava con queste parole: Tulanian ululaez, Tulunian ululaez. Ebbene, queste parole, gli studiosi si sono un pochino cimentati a capire da dove arrivassero, ebbene, non arrivano da nessun ceppo linguistico parlato in Messico. Sono misteriose. Tornando alla piramide, c'è da dire che questa imponente struttura rimane ancora, lo vediamo dopo. Questa piramide, non c'era una piramide, comunque va bene, rimane poco conosciuta e purtroppo vittima di scarsa manutenzione. Tuttavia è dal 1930 ad oggi che sono stati fatti degli sforzi davvero enormi per scavare la piramide, che ormai è ricavata dalla vegetazione, e diciamo, l'evento più interessante è che gli archeologi sono riusciti a portare alla luce ben 8 chilometri di cunicoli sotterranei, labirinti, gallerie, eccetera, che si snodano sia verso il basso che verso l'alto della piramide. Alcuni di questi cunicoli, che sono quelli appunto che stavamo vedendo qua, sono percorribili anche dai turisti. Vedete qua l'ingresso, c'è il baracchino, il Palazzo del Corso, potete entrarci. Altri sono preclusi, come ad esempio la grande galleria centrale che scende ripida verso nel sottosuolo e che ad un certo punto rimane bloccata proprio da qualcosa che è stato messo lì proprio per impedire di andare oltre. Sinora gli archeologi non sono riusciti a liberare questo passaggio e si interrogano su che cosa possa esserci al fondo. Probabilmente potrebbe esserci una grande grotta come quella di Teotihuacan, forse dedicata proprio ai culti di Xibalba, quindi al regno dell'inframondo. Forse potrebbe esserci qualcosa che richiama il mito della caverna delle sette tribù, Chicomoztoc, no? Di cui abbiamo già parlato. Sempre dagli scavi si è potuto stabilire che ci fossero comunque almeno 9 livelli, e questo numero 9 richiama ancora l'inframondo e quindi ci riporta ancora all'ipotesi che questa piramide sia collegata al mito della caverna del Chicomoztoc. Però la cosa che qui c'è questo plastico, è presente nel museo che è a fianco alla piramide e fa vedere come si svilupperebbe l'intera struttura. Come vedete è enorme, parte di qua, queste sono tutte parti ancora poco esplorate, però dovrebbe essere più o meno così. Allora, l'area cerimoniale di questa grande piramide è il patio de los altares, che è questo grande, chiamiamolo così, cortile, dove sono presenti 4 grossi altari, tutti dedicati a Quetzalcoatl. Su questi ci sono molte rappresentazioni
immagini di questa divinità su questi e qui venivano celebrati i sacrifici. Nonostante la palese importanza di questo sito archeologico, che si ritiene si estenda per almeno 154 ettari, quindi è molto grande, questa piramide rimane incomprensibilmente non degnamente studiata, soprattutto se facciamo il paragone con altri siti più gettonati, tipo appunto Teotihuacan, piuttosto che Palenque, piuttosto che Chichen Itza ed altri famosi luoghi del Messico antico. Quindi, anche se su questo sito potremmo dire ancora molto, lo dobbiamo abbandonare e ci trasferiamo, seguendo l'immaginario viaggio nello Yucatan del re sacerdote Keakatl Topiltzin, verso il luogo in cui la mitica figura di questo serpente piumato venne celebrato sia dai Toltechi che dai Maya. Mi riferisco alla splendida, fantastica città-stato di Chichen Itza, che storicamente si sviluppò tra il VI e il IX secolo dell'era volgare, quindi nel periodo classico dei Maya. Attualmente Chichen Itza rappresenta questa era ancora, Cholula, in una stampa del 1900, vedete come se la immaginavano gli studiosi allora. Tornando a Chichen Itza, rappresenta il secondo sito archeologico per importanza di tutto il Messico. Ha un'area che è di circa 7 km quadrati e ci sono vari edifici. I più importanti sicuramente sono la piramide di Kukulkan, che Quetzalcoatl, questa è la piramide del serpente piumato, l'osservatorio astronomico, che è questo, il tempio dei guerrieri, che è qui. Dal 1988 Chichen Itza è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e dal 2007, era volgare, la piramide di Kukulkan, questa, è stata inserita fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Il nome Chichen Itza deriva dalle parole maya che sono Chi, bocca, Chen, pozzo, Itz, mago o ammagliatore, e Ha, acqua. Quindi Chichen Itza significa bocca del pozzo dei maghi degli Itza o alla bocca del pozzo degli Itza. Il riferimento di questa bocca del pozzo degli Itza è al cenote sagrato, che è questo bacino carsico a cielo aperto, che è definito proprio il cenote sagrato, ed è ha un diametro di 54 metri per 35 di profondità, ed è considerato, veniva considerato dai Maya come la porta per il regno dei morti, per Shivalba. In questo cenote venivano celebrati dei riti che erano dedicati al dio Chak, che è il dio della pioggia. Ve lo ricordate il dio Chak la volta scorsa? Quello dal grande naso, quello che è stato associato alla figura elefantina, richiamando il mistero di come mai i Maya conoscessero l'elefante quando in un'area in cui questo animale non esisteva. Ebbene, qui venivano fatti i sacrifici al dio Chak e durante questi sacrifici venivano gettati sia oggetti all'interno del cenote, ma anche corpi umani, cioè venivano sacrificati degli esseri umani e gettati all'interno di questo cenote. Di questo possiamo essere veramente molto certi perché dal 1904 al 1910 dell'era volgare il console americano Edward Thompson fece dragare il fondo di questo cenote e da questo risultò proprio che c'erano tutti questi oggetti, ma c'erano anche corpi umani che erano compatibili con l'ipotesi proprio dei sacrifici umani. Di questo ne abbiamo prova. Di fatto è tutta la zona dello Yucatan che è ricca di questi pozzi naturali, che per i Maya erano luoghi veramente sacri. Tuttavia l'utilizzo di questi cenotes, di questi pozzi d'acqua, non è accertato, cioè non si sa veramente a quale utilizzo finale fossero destinati. Si sa che siano stati fatti questi sacrifici, ok? Però la vera destinazione d'uso, diciamo così, ci rimane ignota. Ora,
comprendere i culti Maya di questa zona, qui nello Yucatan, è davvero cosa molto ardua, perché la loro cultura viene qui a fondersi, come stavamo dicendo già prima, con quella tolteca. Quindi i Maya dello Yucatan si fondono con i toltechi, c'è quindi questo mix di culture. E in realtà i Maya di Chichen Itza non sono più, per esempio, i Maya di un'altra zona del Messico, quelli del Chiapas, di Retacal il Grande, il mitico re sacerdote appunto che regnò in questa favolosa città di Palenque. La cultura dei Maya qui appunto si è talmente fusa con i toltechi che non è più assimilabile a quella dei Maya del Chiapas. E in questo modo si affievolisce quindi che cosa? Il culto centrale della terra, che era molto caro ai Maya, mentre cresce quello del sole tolteco azteco, con tutte le spettacolari sue manifestazioni che poi qui a Chichen Itza sono molto evidenti. A Chichen Itza quindi, con l'arrivo dei toltechi, il sole inizia a diventare, a svolgere un ruolo di primaria importanza, e così avviene anche per il calendario azteco che viene importato. Però attenzione, per i Maya non era così, perché il loro calendario per esempio era molto molto più complesso di quello azteco e non si basava sul sole. In realtà poi nel sito di Palenque abbiamo parlato di culto del sole, no? Che è stato importato qui a Chichen Itza tra i Maya, quindi si parla di culto del sole. Qualcuno potrebbe dire sì, ma a Palenque in effetti si parla di un edificio che è dedicato al sole, ok? Tuttavia questo edificio, adesso lo vedremo, risulta di importanza veramente molto inferiore rispetto alla venerazione che i Maya di quella zona avevano per due simboli. Il primo era il re sacerdote, che era il simbolo assoluto di quella zona del Chiapas, e il secondo era l'albero della vita, cioè l'albero della creazione, il sacro Seiva, la cui stilizzazione è una croce, e questa croce è proprio presente nelle strutture che adesso andremo a vedere, che sono chiamate Tempio della Croce. È un sistema di strutture che fu eretto da Chambalun II, che era figlio di Pakal, per commemorare proprio la sua ascesa al trono. Qui il complesso della croce è questo, comprende tre edifici che sono appunto quelli che vedete: il Tempio del Sole, il Tempio della Croce Fogliata, il Tempio della Croce, ad all'interno dei quali si vedono delle raffigurazioni cruciformi, sono queste qua, non sono tutte croci qua, qui vedete, ok? Ma queste croci non simboleggiano affatto la croce cristiana, ovviamente, come invece credettero gli spagnoli quando arrivarono lì. Significa ben altro. È l'albero sacro, l'albero della creazione. E una raffigurazione più chiara di queste croci come rappresentazione dell'albero sacro si ha, al di là delle fantasticherie avanzate per anni da molti, anche lo stanno facendo ancora, è presente sul sarcofago proprio di questo re mitico, di questo re sacerdote che abbiamo menzionato, cioè Pakal il Grande. E lo vediamo qui in un disegno esplicativo. Non è questa, quella è la lastra, vedete? Questa è una rappresentazione della sua lastra tombale. Io sono potuto anche, insieme a Telos, siamo andati a vedere proprio dal vivo all'interno. Ecco, questa è la sua, è la lastra tombale. Lì è un disegno che semplifica la visione di questa lastra. Comunque è meravigliosa questa. Si trova all'interno di una piramide, in un condotto che porta nel sottosuolo. Allora, qui il grande sovrano, che è questo, è rappresentato a metà strada tra la vita e la morte. Perché? Perché sta cadendo dall'albero della creazione, dall'albero della vita, che è questa croce. Vedete? Allora, è qui che cade dall'albero della vita verso il mondo dei morti. Un po' come il sole che tramontando sembra, dicono i miti, per esempio anche i miti egizi, che va nel mondo degli inferi, no? Cadendo, Pakal sta per essere fagocitato dalle fauci di un grande serpente. Queste sono le sue fauci, ok?
Sotto di lui c'è invece la raffigurazione del dio della terra e della morte, è questo. Sono tutti glifi maya molto conosciuti. Allora, sarà poi, e questo è interessante perché lui sta cadendo proprio in questa condizione, e il dio della morte e della terra lo sto accettando, lo sto attendendo, perché la terra è anche simbolo di datrice di vita e di colei che toglie la vita, no? È una metafora proprio, quindi, questa per raffigurare l'ingresso di Pakal nel mondo dei morti, per cui poi dà le stesse viscere di Pakal, ok? Le radici del sacro Seiva andranno ad alimentare l'albero della vita, ok, diramandosi poi nei quattro punti cardinali. Oltre la cima dell'albero della vita, quindi questo è l'albero della vita, oltre la cima abbiamo questa figura azzurra. Chi è questa figura azzurra? È il sacro uccello dei Maya, detta così. Esatto. Il Quetzal. Il Quetzal, il serpente piumato, che è un'immagine del dio Itzamna, che è il dio creatore per i Maya. Questo uccello Quetzal è molto sacro per i Maya perché è un uccello che simboleggia la libertà. Perché simboleggia la libertà? Perché il Quetzal è un uccello che preferisce morire di fame piuttosto che vivere in cattività. Ai tempi dei Maya, chi avesse ucciso un Quetzal era messo immediatamente a morte. Oggi questo bellissimo uccello è tra l'altro simbolo del Guatemala ed è anche una moneta di questo stato. Vicino a Pakal, qua abbiamo questo simbolo. Sapete cos'è questo? È una pannocchia. È una pannocchia che è l'alimento base dei popoli mesoamericani ed era estremamente un simbolo molto importante. E il sacerdote Pakal ha indosso questo gonnellino, che è il gonnellino tipico proprio del dio del mais. Quindi mi dispiace di dover contraddire i sostenitori di un Pakal astronauta, ma la verità è esattamente questa: siamo di fronte a un'immagine assolutamente interpretabile convenzionalmente, basta un po' un minimo di conoscenza dei glifi maya, quindi si può tranquillamente interpretare questa lastra tombale in questo modo. Tuttavia non è mia intenzione togliere assolutamente nulla a tutti gli altri enigmi e misteri che circondano la figura di questo mitico re sacerdote che per il popolo Maya di quella zona era considerato una sorta di vero e proprio avatar. Quindi nelle loro tradizioni Pakal era veramente molto 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 sacro. Tornando al Quetzal, all'uccello di cui prima, eccolo qui. Questo straordinario uccello dei colori sgargianti ha questa particolarità. La particolarità è di avere delle piume caudali molto lunghe e quando vola dà l'impressione proprio del movimento sinuoso di un serpente con le ali. Ora, furono probabilmente proprio queste somiglianze di carattere naturale, di punti naturali e iconografiche che erano in comune con il Quetzal dei Maya e il Cuculcano Quetzalcoatl Azteco, che fece sì che i Maya si fondessero proprio di buon grado con i Toltechi. E da questo momento in poi che i Maya iniziarono probabilmente a praticare i sacrifici umani in maniera molto massiccia, contaminando in questo modo il centro della terra che loro ritenevano sacro. Perché? Perché buttavano i corpi delle persone sacrificate nei cenotes. Riprendendo l'aspetto storico, fu nel periodo post-classico, quindi dopo il X secolo dell'era volgare, che il mondo Maya attraversò una grave crisi politica che indusse le dinastie che erano
presenti in loco ad alliarsi militarmente con le popolazioni di origine straniera. Quindi molte istituzioni politiche e sociali vennero sovvertite e ai sovrani sacerdoti si sostituirono i re guerrieri. Fu a quell'epoca che quindi nacque la potente e orgogliosa, autorevole città di Cicenizza, che quindi mezza Maya, mezza Tolteca, che dominerà la Yucatan poi per tre secoli. La grande città venne costruita con un mirabile connubio di elementi sia Maya che Toltechi. Il grande piazzale cerimoniale, che è qui, avrebbe dovuto rappresentare, secondo il pensiero Maya, che cosa? Il luogo primordiale della creazione, mentre la maestosa piramide di Kukulkan avrebbe dovuto simboleggiare la montagna primordiale, dove la prima madre aveva modellato i primi uomini del mais. Qui a Chichen Itza, quindi i Toltechi che provenivano da Tula introdussero tutti i loro simboli, portavano con sé tutti i loro simboli, quindi il famoso muro di crani, lo Tsompantli, portarono i teschi di quel muro, portarono le immagini di giaguari, di aquile, eccetera, ma soprattutto portarono questa. Ah, questa è la piramide di Chichen Itza come si presentava nel 1898, vedete la differenza? Gli archeologi fanno veramente lavori incredibili sulle storie, anche qui era mezza coperta di vegetazione. Allora dicevo, tra i loro simboli portarono anche questo, che è il Chakmol, che è questa figura antropomorfa con un volto girato, semisdraiato, con una specie di vaso tenuto tra le mani. Allora, questo Chakmol rappresenterebbe una sorta di messaggero degli dèi per loro. Però attenzione, molti credono che Chakmol sia un termine originale, invece non è vero. Chakmol è stato un nome che fu attribuito da un famoso studioso, l'archeologo Augustus Leplongeon, a queste figure antropomorfe. Non si sa nulla in realtà di questi Chakmol, si sa che possono essere rappresentazioni di questi guerrieri. In ogni caso, la splendida piramide di Kukulkan domina questo grandissimo piazzale cerimoniale. Oh, io schiaccio sempre i tasti sbagliati. Questo, qui c'è il piazzale cerimoniale. La piramide fu chiamata dagli spagnoli con il termine generico di El Castillo, ok? E fu proprio dedicata solo a Quetzalcoatl, a Kukulkan. La sua base è piccola, non è grandissima, è 53 metri e mezzo di base, si eleva su 9 gradoni, quindi ancora 9, per un'altezza complessiva di 30 metri. Ci sono 4 scalinate che portano al vertice della piramide, queste scalinate sono di 91 gradini ciascuno, più l'ultimo gradino, unico gradino del tempio finale, che porta il numero complessivo a 365 gradini, quindi esattamente i giorni del ciclo solare. Ed è proprio su queste scalinate che agli equinozi di primavera e di autunno si compie un fenomeno straordinario e unico nel suo genere, vale a dire, Kukulkan fa la sua apparizione discendendo lentamente la piramide. Com'è possibile? È un evento che rese possibile da un gioco di luci ed ombre che avviene solo in questo determinato momento dell'anno, grazie proprio al perfetto allineamento della piramide rispetto al sole. In effetti, al tramonto, a iniziare dalle 3 del pomeriggio circa, sul muretto della scalinata nord-ovest, che è questa, questa è la scalinata nord-ovest, ebbene sul muretto si viene a formare, man mano che il sole si abbassa verso l'orizzonte, una figura che si configura come, diciamo così, il movimento sinuoso di un serpente proprio che scende le scale. Il fenomeno è dovuto ovviamente alle ombre dei 9 gradoni che si stagliano sul muretto, no? A questo punto cosa succede? Che all'apice del fenomeno l'ombra che si viene a formare si unisce alle teste del serpente che è qui in fondo e quindi si compie proprio questa figura, cioè si forma questa figura completa di serpente. I Maya
pensavano che Kukulkan scendesse dal cielo proprio sotto forma di serpente, esattamente agli equinozi. Che, perché? Perché doveva venire a fecondare la terra e poi alla fine del giorno se ne sarebbe ritornato in cielo. Allora si celebravano grandissimi rituali in onore di questo fenomeno. Oggi i rituali non si fanno, o comunque se sì, qualcuno che si dedica alla New Age viene a farlo. In ogni caso, ogni volta ci sono dalle 30 alle 40 mila persone che assistono a questo fenomeno. Adesso il fenomeno dura 3 ore, il suo apice è solo di 10 minuti. Vi faccio vedere questo fenomeno in un brevissimo video, qui lo vediamo. Io capisco perché fa sto casino. L'ombra inizia a formarsi, qui abbiamo la testa del serpente. Naturalmente sono immagini accelerate, ho detto tutta 3 ore. Ma accanto a questo fenomeno visivo se ne affianca poi un altro che è ugualmente affascinante, e misterioso, che questo è visivo, l'altro è invece relativo ad effetti acustici. Due sono quelli che sono particolarmente stati studiati. Il primo riguarda sostanzialmente un sorprendente effetto di echi che si generano proprio di fronte alla scalinata principale, alla scalinata principale della piramide. Si tratta di un'incredibile risonanza acustica che si ottiene battendo le mani e che dà origine a una sorta di una suggestiva sensazione di cinguettio che gli antichi Maya identificavano nel canto proprio del Quetzal. Il Maya avrebbero perciò concepito proprio tale effetto sonoro per imitare volutamente il Quetzal, cioè hanno fatto in modo che battendo le mani qui davanti succedesse questo. E per quanto ampiamente indagato questo fenomeno da molti ricercatori, rimane ancora veramente molto, molto misterioso e inspiegabile. E c'è ancora un piccolo pezzo di video, così vi sentite anche questo. L'acustica del luogo è preziosa, mi sento nuovo con esso. Escuchen il sonido y sentite. El fenómeno de la acústica que se está
luce dalla sua termine del tempo e la serpente imprimata, sono delle storie nostre che la cultura problematica hicieron que esta una gran civilización de la cual todavía desconocemos muchas cosas. Pero a la cual le damos un fuerte aplauso. Gracias. Chichen Itza y Catán. E questo è il fenomeno acustico legato appunto al sbattimento delle mani davanti alla scalinata. Poi ce n'è un altro, non c'è solo questo, ed è altrettanto stupefacente, riguarda proprio le scale, le stesse scale. Cosa succede? Che salendo in gruppo le scale, cosa che adesso non si può più fare perché dal 2007, quando c'è stato l'ennesimo incidente mortale, noi ci siamo saliti prima, ok, e vi garantisco che anche se è bassa questa piramide, le scale sono veramente ripide, scendendo bisogna fare molta attenzione perché danno qualche problema. Ebbene, dopo l'ennesimo incidente mortale, dal 2007 non è più possibile salire in cima. Ebbene, però salendo in gruppo, come potevano fare anche gli antichi Maya, si ha una sensazione, si genera un suono che è simile a quello dello scroscio della pioggia nell'acqua piovana. Gli studiosi hanno avanzato l'ipotesi che questo suono possa essere stato cercato per ottenere che cosa? La benevolenza del dio Chat, il dio della pioggia, che era un'altra fondamentale divinità della cosmologia Maya, in una zona che questa dello Yucatan che è contraddistinta proprio dalla scarsità di precipitazioni piovose. Quindi i Maya hanno voluto ingraziarsi il dio Chat in questo modo. Il fatto è che comunque i Maya attribuino davvero una grandissima importanza per i suoni che si ottenevano davanti ai loro, alle loro costruzioni, e qui a Chichen Itza questi suoni devono essere veramente il risultato di studi che loro hanno fatto per ottenere questo tipo di effetto, e di questo ne sono certi in particolare i ricercatori della scuola professionale di ingegneria meccanica e ingegneria elettrica di Città del Messico, oltre che al professor Nico De Clercq del Georgia Institute of Technology degli Stati Uniti. Per loro l'origine di questi fenomeni acustici va individuato nei gradini della piramide. Questi infatti sarebbero stati costruiti secondo precise geometrie in grado di provocare il fenomeno della diffrazione dei suoni. Cos'è la diffrazione dei suoni? È un fenomeno della fisica che coinvolge molte variabili, ma soprattutto che dipende dalla natura delle superfici coinvolte. Praticamente sono stati costruiti con quel materiale in quel modo e così si ottiene il suono. I Maya dovevano avere per forza conoscenze di questi principi, perché altrimenti non si capisce come avrebbero potuto arrivare a generare gli effetti voluti. Ma è anche interessante notare che c'è chi ha osservato che questi fenomeni acustici potrebbero essere messi in relazione anche a cavità presenti al di sotto della piramide, e l'ipotesi avrebbe trovato di recentissimo una conferma. Infatti nell'agosto dello scorso anno l'Università Nazionale del Messico e l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico hanno annunciato la scoperta di un cenote a 20 metri sotto la piramide di Kukulcán, delle dimensioni di 25 metri per 30 di larghezza e una profondità di 20 metri. Questa scoperta è stata ottenuta posizionando 96 elettrodi intorno alla struttura, facendo una sorta di tomografia elettrica, e da questo si è appunto potuto scoprire questo cenote. Adesso non è un caso, perché siccome gli antichi Maya avevano veramente molta attenzione sui luoghi, le località in cui costruirono le loro opere, perché dovevano rappresentare simbolicamente la loro cosmologia, ovviamente questa piramide non poteva sfuggire a questa idea. E loro cosa hanno fatto? L'hanno costruita
esattamente a distanze e in punti equidistanti da quattro senote che sono collocati nei quattro punti cardinali. Quindi la piramide sta al centro di questi quattro senote. Finora non si conosceva questo, adesso è saltato fuori anche questo. Questo sarebbe il quinto che rappresenterebbe proprio l'axis mundi, l'asse del mondo, il punto in cui si simbolicamente si innalza il sacro Seiva, le cui radici raggiungono l'inframondo e poi vanno verso i quattro punti cardinali. Non è un caso, quindi l'ho fatto apposta. La squadra di scienziati che ha fatto questa scoperta è adesso all'opera ancora per altre cose. Notizia di un mese fa che hanno scoperto che all'interno della piramide c'è una piramide più piccolina. Si sapeva dell'esistenza di un'altra, ma questa più piccola all'interno e più antica è stata scoperta proprio di recente. E poi è stato accertato, purtroppo, un'altra cosa poco piacevole, è che esiste un reale crollo di questa piramide. Perché? Perché un angolo della piramide poggia sulla cavità, quindi non si trova sulla terra, ma sulla volta di questa caverna. Per cui se cede la caverna potrebbe venire giù l'intera piramide. Speriamo che un vulcano provveda a far sì che questo non succeda. Adesso l'altro monumento essenziale è proprio questo, che è il Caracol, che è l'edificio, è un edificio di forma circolare che, come dicevo, assomiglia moltissimo agli attuali osservatori astronomici. Era stato dedicato proprio al Tempio di Venere. Cioè era dedicato come Tempio di Venere, e siccome Venere era il pianeta associato al dio Quetzalcoatl, sappiamo che questo è anche un edificio consacrato a questa divinità. Nome Caracol è stato dato dagli spagnoli. Perché è stato dato dagli spagnoli? Perché all'interno della struttura c'è una scala a chiocciola. Caracol in spagnolo vuol dire chiocciola. È stato edificato tra il 900 e il 1000 dell'era volgare, però esistono segni di una sua prima fase di costruzione che arriva al 600 dell'era volgare. Sappiamo che tutte le finestrelle che sono poste qui intorno a questo cilindro sono puntate esattamente per osservare il pianeta Venere, e attraverso queste gli antichi Maya sono giunti a calcolare esattamente l'anno venusiano in 225 giorni e il periodo sinodico di Venere in 584 giorni. Il periodo sinodico è il periodo, è il tempo che intercorre da quando un osservatore sulla Terra vede il pianeta girare intorno al Sole e ritornare al punto di partenza. Allora abbiamo fatto questi calcoli veramente molto precisi. E sempre attraverso l'osservazione di Venere i Maya avevano ricavato anche l'altro numero fondamentale legato al calendario sacro, che è il calendario Zolkin, di 13 mesi per 20. Questa cifra è 260, è un numero estremamente sacro per i Maya e costituisce il numero di giorni in cui Venere risulta visibile dalla Terra, ok? Oltre a, per loro, 260 è il numero che indica la vita, ma è anche qualcosa di diverso, è il periodo di gestazione della donna, che per i Maya era di 9 lune. È interessante anche osservare che nel mito dei Maya, Quetzalcoatl a un certo punto va nell'inframondo e si assenta per 105 giorni. 105 giorni sono proprio i giorni in cui Venere non è visibile. Ok, quindi è chiaro che tutta questa conoscenza scientifica loro l'abbiano ricavata da osservazioni veramente precise. Poi hanno fatto altre osservazioni che non sono state mai chiarite in che modo fosse siano avvenuti. Sono riusciti a osservare le eclissi solari, a sapere quando si producevano, ma non solo, sapevano anche del fenomeno delle macchie solari. E tutto questo, secondo gli studiosi, gli archeologi, lo avrebbero fatto con l'utilizzo di asticelle e di scodelle piene d'acqua. Allora, io sì, avanzo qualche perplessità di fronte a questo. È chiaro che cioè, c'è qualche dato che ci manca.
siamo ancora molto distanti da aver capito in effetti in che modo abbiano raggiunto queste eccellenze scientifiche. Noi teniamo queste cose come misteri, diciamo ancora aperti, ecco qui ancora una vista del caracol. Ovvio che non è mia intenzione adesso cercare di trovare una spiegazione facendo ricorso a tutte quelle strampalate teorie che sono tanto care ai ufologi moderni, ma nemmeno voglio appoggiare queste teorie accademiche che mi sembra che siano piuttosto ristrette. L'Accademia ha il dovere di approfondire scientificamente, con mente aperta, i settori proprio della nostra storia antica, e è ovvio che questa storia antica debba essere riconsiderata sotto molti aspetti. Personalmente io sono molto aperto verso una radice prediluviana delle grandi civiltà, però questa è una mia sensazione, anche se si basa su tutta questa diciamo serie di dati piuttosto emblematici. Terminiamo Chichen Itza ricordando che Quetzalcoatl è stata la divinità che ha insegnato proprio agli uomini a misurare il tempo. È stato quello che ha insegnato gli uomini a capire le stelle, stabilendo proprio il corso degli anni e delle stagioni. È stata la divinità che ha insegnato le arti all'uomo. E simili leggende poi sono reperibili ovunque nel mondo. Per il momento non possiamo far altro che accorgerci di queste complessità e di capire come queste culture siano state veramente banalizzate, siano state umiliate, e c'è bisogno proprio di ristudiarle alla luce di una nuova mentalità. Ora, avviandomi alla conclusione, abbiamo fatto molto tardi, scusatemi, ma o facevamo tre serate. sì, Corinne, tu dici sì, tre, ma cosa vuoi farci? Tre non era possibile, dovevamo fare un corso di cultura mesoamericana. Allora, vi voglio lasciare adesso con un'ultima cosa, una nota per così dire dolce. E mi riferisco alla leggenda che attribuisce un'origine divina al buon cioccolato, definito proprio dalle popolazioni mesoamericane il cibo degli dèi, vale a dire il cacao anal. Finiamo questa. Questo è lo Zolki, va bene, Zolki, e qui abbiamo il documento che ci parla del cacao anal. Ah no, vabbè, questo è un breve video che fa vedere la rotazione dei calendari, però vabbè, lo saltiamo. Cacao anal, il cibo degli dèi. Allora, questa leggenda dice che un bel giorno il dio Quetzalcoatl, il re Tapilzin Quetzalcoatl, doveva assentarsi dal suo regno per andare a difendere i confini che erano minacciati, per cui nominò custode delle sue immense ricchezze la bellissima regina sua consorte. A questo punto il Quetzalcoatl se ne va, ma purtroppo la regina viene assalita dai nemici, i quali volevano costringerla a parlare, a dire dove Quetzalcoatl tenesse le sue ricchezze, ma la regina si rifiutò di parlare, e facendo proprio sfoggio di uno straordinario coraggio, cosa fece? Preferì morire tra atroci sofferenze piuttosto che rivelare il segreto. La leggenda dice che fu così che dal suo sangue nacque una pianta di semi amari, amari come le sue sofferenze, forti come la sua virtù e rossi come il suo sangue. Quando Quetzalcoatl tornò, ovviamente fu straziato dal dolore, raccolse questi semi e ne volle fare dono agli uomini per ricordare proprio il sacrificio della regina. Sull'etimologia del termine cioccolato non si sa veramente nulla, si sa solo che ci sono gli aztechi che ne parlano e si chiamavano il cacao Xocoatl. La parola, secondo il missionario inglese del 600 Thomas Gage, sarebbe composta dalla radice atl,
che in Nahuatl significa acqua, e shock, che sarebbe il rumore che fa la bevanda quando viene mescolata nei recipienti per fare la schiuma. Mi fermo qui. Di cose ce ne sarebbero da dire tante altre. Noi abbiamo toccato altre bellissime notissime località, appunto Tulum, l'unica città maya sul mare, Cobae, Xbalam e tante altre. Torneremo sicuramente a parlare di questo. Mi congedo con una piccola considerazione finale. Mi confesso che da questo ultimo viaggio, come da tutti gli altri che ho fatto in precedenza, ho imparato davvero una cosa, che in Messico nulla è ciò che sembra. In realtà si viene sempre totalmente immersi in questa terra, in un mondo che è ricco di simbolismi, veramente, e sono nascosti, impenetrabili, e le risposte a questi simbolismi e a questi significati sono gelosamente raccolte e custodite dai veri messicani. Quali sono questi veri messicani? Sono i Toltechi, i Maya, i Lacandones, gli Otomi, sono queste popolazioni. Gente che ancora sopravvive in piccole comunità isolate, lontani dai grandi centri urbani, dove tentano di resistere proprio all'omologazione imposta dalla civiltà globalizzata. E qui i loro sciamani non vendono seminari, né corsi full immersion destinati a far diventare uomini e donne di conoscenza in un weekend. Io ho finito. Grazie dell'attenzione, scusatemi se vi ho tenuto. Complimenti per questa ricca descrizione delle... No, secondo me sì, valeva la pena di fare tre serate per poter magari anche raccontare altre tappe, magari l'anno prossimo potremmo ripeterla spezzata in più serate. Sì, sì, mi rendo conto che le cose da dire non fatte, non ve ne ho dette tantissime, ho tagliato molto. Però sono due ore e mezza di conferenza e dobbiamo dare anche un po' di spazio alle domande, quindi facciamolo. Scusi, io voglio chiedere, a parte la passione, i complimenti con cui hai tenuto questo, no, veramente di grande passione. Sono d'accordo sul fatto che forse 3 o 4 o 5 serate, nel senso che è molto interessante, no, ma non nel senso. L'attenzione dopo 3-4 ore, certo, 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 è umano, quindi non è insultante, certo. Ma proprio perché invece c'è, è interessantissima questa cosa qua, quindi proprio perché meriterebbe proprio un approfondimento. Avevo alcune domande, ma in un certo senso hai già risposto, perché erano quelle di quella rappresentazione, una specie di sindone, sì, sostanzialmente, sì, una cosa di questo genere, quindi, ed altre. Me ne resta soltanto una curiosità, la presenza di questo simbolo del serpente, sì, che in fondo però è un simbolo del serpente che si trova spesso, guardiamo anche da noi, certo. Adamo ed Eva insieme, certo. Ecco, però questo è abbastanza lampante, c'è questa figura del serpente, però in questo, se non ho capito male, è una figura positiva. Sì. Mentre nel cristianesimo diventa una figura negativa, certo. Perché è quella che insidia, tanto esatto. Che per punizione di aver colto il frutto, dice il serpente insidierà il tallone della certo. Donna. Ecco, certo. Quindi c'è questo aspetto totalmente, sì, totalmente negativo. Un'ultimissima cosa. Si è visto, quando hai fatto vedere quella danza, sì, tolteca, sì, se non ricordo male, che si è visto per crocifisso del Cristo, sì, però a parte questo c'era, quando tu hai detto che questa donna fa quel gesto, ma a me sembrava addirittura che avesse quasi una croce. Sì, sì, ha fatto anche il segno della croce. Ah, ecco, sì, 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 no, sì. No, mi ero sbagliato io. Assolutamente sì. Ecco,
questo era gli appunti un pochettino. Però il segno della croce per loro, cioè non è una forzatura, perché la croce per loro era un simbolo veramente molto, molto sacro, perché rappresentava per gli antichi Maya proprio il loro albero della creazione, della vita. Per cui tutto ciò che era cruciforme richiamava quello. Anche i cristiani che facevano il segno della croce, che si presentavano con le croci eccetera sulle vesti, davano a loro questa immagine, riportando la loro mente a questo. Per cui diciamo non hanno fatto molta fatica alla fine poi a convertirsi. Ecco, c'è voluto il suo tempo, certo, 10 anni certo. Ci sono voluti tutti. C'è voluta quella storia che abbiamo raccontato, che è interessantissima. Io vorrei proprio fare una conferenza solo su questa, perché c'è un mondo dietro. Io ve l'ho detta molto succintamente, ma certo, c'è un mondo dietro. Perché sembra proprio che ci sia un progetto alla base per far sì che il Messico transiti da una condizione ad un'altra in modo molto lineare, molto semplice. Difatti, sì, è vero, ci sono stati i trucidati, le guerre, eccetera, però nel giro di pochissimo tempo c'è stato questo passaggio quasi naturale dei popoli mesoamericani all'interno di quello che è stata la nuova religione che è stata imposta a loro. E tutto questo perché e come mai? Cioè, ci sono delle risposte, però non ve le anticipo, perché se farò questa conferenza... L'ultima cosa, ecco, mi lascio un po' perplesso il fatto che questa piramide sia stata costruita volutamente su un cenote. Cioè, sì. Mi chiedo se, essendo cavità carsiche, in realtà questa cavità non fosse già presente, e non parlo di quelle presenti, e non conosciuta, e alla fine sia stata costruita a caso su quella, e non parlo delle equidistanze. Ma le equidistanze sono incredibilmente equidistante dalla piramide, non equidistante dalla piramide, ma è proprio un bel caso che si sia trovata la quinta, no, che per loro rappresenta l'asse del mondo, perché no, figurati se io posso smentire questa roba, ci mancherebbe. Mi lascia molto perplesso, perché penso che anche oggi prendere degli ingegneri e dire costruite questa roba qui su questa situazione, voglio dire, minimo è indagato. Certo. Già 5 mesi di garanzia, sicuramente non vanno in Italia. Beh, primo che Sternutici la denuncia è fatta, diciamo che io personalmente posso avanzare anche un'ipotesi, cioè la piramide possa essere, allora, la squadra di geologi che stanno conducendo questi studi stanno cercando adesso, e infatti il risultato di questa piramide all'interno che è stata scoperta è proprio diciamo parte di questo studio. Stanno cercando se esistono delle gallerie che dalla piramide entrano dentro, che portano il cenote, perché loro ipotizzano che loro, conoscendo la presenza di questo cenote, abbiano collegato la piramide proprio con queste acque. E questi, notoriamente, per chi è appassionato di subacqueo, facevano un ingresso nella struttura. Sì, molti comuni. Cioè, questo però non è l'ingresso che porta a cenote. È la stanza del Puma. Sai che molti cenote si possono andare a visitare sott'acqua e comunicano uno con l'altro. Sì. È un fiume. Ci sono collegamenti, per chilometri e chilometri. Sì, ci sono anche dei viaggi organizzati. Assolutamente sì. Però appunto, tornando a quello che stavamo dicendo, io ipotizzo che quindi sia stata voluta la creazione della piramide sulla, però non abbiano veramente fatto un errore di progettazione mettendola su ma possa essere, secondo me, possa essere crollato parte della volta, questo, e quindi ecco, creando uno spazio che prima non c'era, essendo carsica, esatto. Difatti i cenote, ci sono dei cenote a cielo aperto, ok, però in realtà tutti i cenote sono cavità ipogee, e quelli che sono a cielo aperto perché è crollata la volta e si sono liberati. E per quello che io dicevo, è anche possibile, per quel che se ne sa, che al momento ci fosse coperto, certo, e qui potranno
non saperlo e ci hanno costruito sopra. Certo, no, ma è coperto, cioè forse non mi sono spiegato bene. La piramide poggia. No, questo l'ho capito, ma essendo coperto, che non necessariamente sapessero che sotto c'era. Non lo so, hai capito? Sì, cioè, certo, lui sabe. Questo è vero. Questo è vero, rimane il fatto. Lasciamo spazio un attimo per altre domande, sì, magari di questo finiamo di discutere dopo. Scusate, però vediamo se c'è ancora qualche domanda, perché devo cercare di dare spazio a tutta quanta la sala. Se non ci sono altre domande, facciamo così. Disimpegniamo un attimo la sala dalle sedie magari un pochino più scomode e proseguiamo un pochino più in libertà chi lo desidera questo discorso, o anche altre interessanti di iconologia come quello relativo al serpente, eccetera eccetera. Lasciandovi vi do appuntamento, questo è il nostro ultimo appuntamento per il mese di dicembre. Per il mese di dicembre abbiamo qua a gennaio, sono uscite i nostri nuovi programmi. Sabato 7 gennaio con Davide Marre, Drawing Down the Moon, sarà un workshop di Wicca. Poi avremo l'istruttore Paolo Paciolla, che abbiamo già avuto con noi a parlare di neurofisiologia della meditazione, un appuntamento molto interessante al quale davvero vi invito. E poi sabato 28 gennaio Goethe al congresso Spundemone, che è una conferenza un po' particolare, insomma, su una tematica un po' bistrattata anche questa. Allora, io ti ringrazio davvero per averci raccontato in modo così puntuale, davvero molto appassionante, tutta l'arte, la cultura mesoamericana, e spero, insomma, che si possano realizzare altri appuntamenti, magari appunto per trattare le cose che né nella precedente serata, certo, né in questa, certo, c'è stato, certo, il tempo obiettivamente materiale, per, oppure per approfondire meglio, non so, per il calendario o altre cose di questo tipo che potrebbero essere, insomma, particolarmente interessanti da approfondire, anche un po' per la fama che hanno. Ci grazie infinite.